Radio Irene presenta Summer Tour Sanremo Rock and Trend. In diretta da Piazza Castello di Manfredonia, Foggia, la seconda tappa delle finali di Sanremo Rock and Trend Regione Puglia. Presentano la serata Nando Pagliara e Anna Maria Vitulano. Un grande abbraccio a voi tutti a distanza, perché con questo caldo non è proprio possibile avvicinarsi. Grazie per essere qui questa sera. Il mio abbraccio si è sentito a distanza. Allora, grazie a tutti, grazie per essere qui. Vi dicevo un abbraccio a distanza perché con questo caldo è bene rimanere appunto a debita distanza. E grazie per essere qui a seguire un evento bello, importante, che arricchisce l'offerta turistica e promozionale di Manfredonia in questa prima estate di grande ripresa dopo il Covid. E lo facciamo alla grande perché uno di questi eventi, appunto quello che si celebra questa sera, che è il Sanremo Rock and Trend, che darà l'opportunità ad alcune di queste band, ad alcuni di questi artisti, in questa seconda tappa di selezione per la Regione Puglia, di accedere alla finale di Sanremo. Ma di questo parleremo un po' più ampiamente tra pochissimo. Io ho una sorpresa per noi, per tutti voi e per la città di Manfredonia, perché è una persona, è un professionista, una professionista, una giornalista, un personaggio televisivo amato da tutti e che ama molto Manfredonia. Credo di poter dire che Manfredonia è nel suo cuore e lo vediamo anche dall'attenzione che dedica a questa città, ai suoi protagonisti, nel suo spettacolo, show, talk show televisivo Il Punto. E con noi questa sera una graditissima sorpresa, una gradita ospite, la mica giornalista Manila Gorio. Buonasera, buonasera a tutti. È un piacere condividere il palco con te, Anna Maria. Grazie. Perché poi, tra l'altro, le donne quando fanno squadra e fanno gruppo possono davvero creare dei grandi risultati. Grazie a tutti, buonasera. Sono felicissima di tornare a Manfredonia. Hai detto bene, questa è una città che è nel mio cuore, è una città che, come ben sai, ho rappresentato in tante vicende, ed è una città che sto apprezzando ogni giorno sempre di più, perché il calore di questa città lo sento proprio vicino. Io credo che tu si stia facendo anche molti amici, perché ti amano, ti seguono nella tua trasmissione televisiva e ti seguiranno anche con un'altra novità, di cui magari parleremo più avanti. Assolutamente, ieri sera sono ritornata in onda con Il Punto, anche se insomma speravo di godermi un po' le vacanze, ma quando l'azienda chiama sono tornata al timone del programma e accompagnerò il Sud Italia verso una responsabilità importantissima, quella del 25 settembre. Nessuno se lo aspettava, purtroppo, ma guardiamo anche l'aspetto positivo, perché finalmente si torna a votare per decidere quale sarà finalmente il governo che ci dovrà seriamente rappresentare, perché ce lo meritiamo. E quindi ieri sera è partita la prima trasmissione, che andrò avanti per tutta l'estate, e abbiamo davvero bisogno, perché guarda Anna Maria, io che racconto la politica, ma soprattutto accolgo gli sfoghi della gente, perché è una trasmissione che viene premiata con oltre 1 milione di telespettatori il venerdì sera per una maratona di quasi 4 ore. Non è solo la trasmissione frequentata dai politici, è una trasmissione dove la gente mi chiede aiuto, perché la gente è stanca. È inutile dire la solita retorica, un'inflazione che supera l'8%. Io l'altro giorno sono andata in un supermercato e a un certo punto, credimi, io non compro mai l'olio per friggere, sono andata e ho detto, ma
Ho detto 6,89 euro, ma ho detto possibile una cosa del genere? È possibile, mi ha detto la ragazza del reparto. Cioè, purtroppo l'inflazione e soprattutto la speculazione di quello che sta succedendo non ce lo meritiamo, perché la gente davvero non riesce più ad arrivare alla fine del mese. Quindi noi ci meritiamo un governo che finalmente dia delle risposte ai cittadini. E io con questo programma porto avanti questa tesi e non mi muovo. E io, è vero, l'applauso è tutto per te, per il tuo sforzo, il tuo lavoro che fai con la televisione, con Antenna Sud, e io vi invito a seguire la trasmissione, perché davvero si parla molto di politica, si parla molto anche di attualità, quindi delle problematiche. L'attualità non può essere che anche le esigenze, i bisogni, i sogni della gente. E allora avviamoci con questa kermesse, con i primi saluti istituzionali. Beh sì, come sapete ho sostenuto durante l'intensa campagna elettorale il sindaco Gianni Rotice, che purtroppo questa sera per impegni familiari non sarà presente, ma abbiamo una referente, la coordinatrice di questo evento. Proprio con noi c'è Simona Dado, che ci raggiunge perché ci porta un messaggio direttamente dal sindaco Gianni Rotice. Eccola qui Simona, grazie, facciamo un applauso a Simona, grazie. Grazie Simona, a te il microfono per raccontarci il messaggio del sindaco. Prego. Grazie Manila, grazie Anna Maria, buonasera a tutti. Allora, il sindaco Gianni Rotice ci ha inviato questo messaggio. Un caloroso benvenuto a tutti i graditi ospiti e un saluto affettuoso ai miei cari concittadini. Sapete quanto ci tenga ad essere presente a tutte le manifestazioni che danno lustro e vigore a Manfredonia. Ma concomitanti impegni familiari fuori sede non mi permettono purtroppo di essere lì con voi per godermi questa splendida serata. Ringrazio Radio Irene, l'associazione Agiamo, l'onorevole Tasso e il suo staff per aver avuto l'idea di portare la prestigiosa selezione di Sanremo Rock nella nostra Manfredonia, città finalmente tornata a vivere e ricca di eventi, come dicevamo Simona prima. Mentre legge questo messaggio è emozionatissima, perché lei tra l'altro non è abituata, ma noi ti ringraziamo. Sono abituata a stare dietro le quinte, ma questo ci fa piacere, perché appunto come coordinatrice e responsabile di questa serata, insomma, sappiamo quanto lavoro c'è dietro le quinte, e quindi sicuramente il pubblico avrà apprezzato. E grazie per questa emozione e per le parole del sindaco. Che continua ancora, è molto lungo il messaggio, abbiate pazienza. Il tema dei giovani talenti, della cultura e delle opportunità di crescita sociale dei ragazzi, valorizzando le loro capacità, sono temi prioritari della nostra amministrazione, che sta mettendo in campo una serie di iniziative volte a ridare spazi dove i nostri giovani possano esprimersi e trovare la loro strada personale e professionale, evitando anche di cadere nella trappola della criminalità e delle devianze. Un caloroso in bocca al lupo a tutte le band, che vinca il migliore. Perché no, magari tra qualche mese potremo vantare la band vincitrice di questa tappa come la trionfatrice assoluta a livello nazionale. Lo scorso autunno a me e alla mia città questa location ha portato fortuna. Comunque vada ragazzi, mai arrendersi, bisogna sempre lottare per far realizzare i propri sogni. Infine un saluto speciale alla conduttrice, nonché mia cara amica di Manfredonia Manila Gorio, e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, auspicando di poter avviare quanto prima una reciproca e proficua collaborazione tra i nostri due territori, il sindaco di Manfredonia, ingegner Gianni Rotice. Grazie al sindaco, grazie. Gianni Rotice, grazie a te, grazie Simona. A voi. Ritorno, grazie, nel mio, grazie Simona Dado. Allora, Anna Maria, perdonami, sì, però tecnicamente di condividere con il pubblico, perché noi siamo rispettosi delle regole. Questa sera non ci facciamo mancare nulla, e per dare prestigio a questa città bellissima, anche a questo spettacolo del Sanremo Rock, in alto vedete un drone, eccolo qui, questo drone sta riprendendo tutta la città, voi, e ovviamente secondo le normative ha tutte le autorizzazioni per farlo, quindi volevamo comunicarlo, di stare tranquilli, se ogni tanto vi riprendono è tutto in regola, va bene? Facciamo un applauso anche al drone. E a chi lo governa. Esatto, esatto. Manila, che ciao. Ciao. Che ne dici se invitiamo la prima band a salire sul palco, in modo che si prepara, e noi approfittiamo prima di presentarla per alcuni ringraziamenti di rito. Allora, la band si può preparare? Prego ragazzi, vi potete accomodare. E così diamo il via a questa bellissima serata. Io, Manila, ieri
sono stata a Lucera, dove ho visto la prima delle due tappe previste per la Regione Puglia, ed è stata una serata dal punto di vista artistico, musicale, davvero splendida. Ho ascoltato delle cose interessantissime, soprattutto ragazzi, alcuni un po' meno giovani, ma sicuramente ragazzi dentro, che veramente ci hanno regalato delle emozioni. Chicche, delle emozioni. Allora, ringraziamo quindi il Comune di Manfredonia per il patrocinio, l'associazione Agiamo, Coraggio Italia per la sensibilità per la nostra città e per aver contribuito alla realizzazione dello spettacolo, l'onorevole Antonio Tasso, Radio Irene per la diretta insieme ai nostri amici di Manfredonia TV, l'Associazione dei Carabinieri, la Croce Rossa e la PASER. Direi che non manca nessuno, grazie, e il nostro applauso è rivolto a voi, grazie. Allora, come vedete, siamo per dare subito il via a questa bellissima serata nel cuore di agosto, alle spalle del vostro castello, che è davvero un incanto, il Castello Svevo, e la prima band è pronta per esibirsi. Signore e signori, da Bari, gli Space Particles con il brano Easy Man. Da Trani? Check. Ok. Buonasera Manfredonia! Space Particles, questa è Easy Man. I'm a watchman, I'm a superman. Hey!
Grazie. E allora abbiamo sentito gli Space Particles che ho annunciato provenire da Bari, invece siete di Trani. Piceglie e Ambro. Beh, allora non confondiamo le cose, mettiamo subito le cose in chiaro. Ognuno si deve difendere il proprio territorio, diciamo che questa band ufficialmente fa parte della BAT, non di Bari. Che c'è stata tempo fa una decisa scissione dei territori. Bravi, ma non possiamo esprimere di più perché ve lo ricordiamo tra poco, è qui seduta una giuria di 5 componenti e tra poco chiameremo il presidente di giuria. Sì, vuoi che lo presenti io? A te la parola e l'onore. Allora, oltre che presidente di giuria, sì, lo invitiamo a prepararsi a raggiungerci qui sul palco, la persona che adesso verrà a parlarci di Sanremo Rock and Trend è anche il patron di questa manifestazione. Grazie a lui e anche grazie al suo amore, dobbiamo dirlo, per Foggia in particolare, per la provincia di Foggia, che l'evento appunto è stato portato quest'anno a Lucera e a Manfredonia. È innamorato, lui ha anche fatto un disegno federiciano, no? Ha messo in collegamento la terra di Lucera di Federico II, il nostro castello dedicato a re Manfredi, che è figlio naturale di Federico II. Insomma, a lui è piaciuta molto fare questa cavalcata. E allora io invito a raggiungerci il patron di Sanremo Rock and Trend, Nando Pagliara. Lo accogliamo con un bel applauso. Ben arrivato Nando, eccoti qua. Buonasera Manfredonia, ecco. Buonasera a tutti. Nando, e allora, a te l'onore di dirci. Sì. Sanremo Rock and Trend Festival, giunto quest'anno alla 35esima edizione, e quest'anno ho voluto portare in due cittadine meravigliose come Lucera e Manfredonia queste finali. Per noi, cioè, questo era un desiderio che avevamo, di portare un po' dalle nostre parti questo festival, perché è giunto, come dicevo, alla 35esima edizione e ha dato lustro negli anni alla nascita dei più famosi: Edoardo Bennato, Ilit Fiba, Carmen Consoli, Irene Grandi, quindi parliamo di grandissimi, grandissimi personaggi dello spettacolo. Per cui 35 anni sono 35 anni e noi siamo riusciti come Radio Irene a portare con noi il Sanremo Rock and Trend Festival. Questa sera abbiamo, se non vado errato, 12 band, tra band e artisti solisti, che si guadagneranno il gradino più alto per l'accesso alla fase finale dal 5 al 10 settembre presso l'Ariston di Sanremo. Allora, che dire? Vi dico subito che questa sera passeranno il turno 3 nella categoria rock, 3 nella categoria, cioè rock e trend, 3 e 3. Ma colpo di scena che ci è arrivato pochi minuti fa dal patron nazionale: abbiamo a disposizione altre due posizioni, sempre una nella categoria rock e una nella categoria trend. Questo si chiama premio Coraggio Italia, premio Radio Irene. Quindi Radio Irene deciderà il quarto posto, Coraggio Italia deciderà il quarto posto. Quindi su 12 artisti ne manderemo 8 all'Ariston per quanto riguarda la Puglia. Evviva la Puglia, grazie a voi, grazie. E buon divertimento. Nando, prima di congedarti però volevamo rubarti giusto un'informazione anche per condividerla con il pubblico questa sera. I giurati capitanati da te, come devono votare, con quale preferenza? Allora, abbiamo tre selezioni nelle categorie, cioè noi votiamo la presenza scenica, votiamo il songwriting, che è la parte tecnico-musicale, e poi abbiamo ancora, correggetemi? L'esecuzione del brano. Quindi chi sale su questo palco deve sapere di dare tutto per quanto riguarda lo spettacolo, la musica, il testo, insomma,
siamo abbastanza completi. Voto da 1 a 10 e poi ecco, la giuria è abbastanza esperta che presenterete che poi tra voi, poco andremo a presentare. Che andrete a presentare, quindi sapremo di cosa si tratta. Grazie. Ancora una volta grazie, grazie a voi. Grazie, buon divertimento. Presidente, ci colleghiamo con lei tra poco e tra poco veniamo anche da voi perché è arrivato il momento di andare avanti perché come abbiamo detto sono 12 le band che questa sera saliranno sul palco. Una l'avete conosciuta pochissimi minuti fa e adesso è arrivato il momento di chiamare la seconda band ed è la volta di Luca Lombardi con il brano L'amore è un battito. Eccolo qua, ben arrivato. Ok, buonasera a tutti. Nel frattempo vi racconto una barzelletta. L'amore, sai, è un battito. Io sono qui e in fondo noi se avessimo raggiunto un punto o un equilibrio che stupidi arrendersi, rimpiangere momenti sani di felicità. Pai para pa 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 para pa 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 la pa pa para pa para pa para pa para pa para pa pa vado in giro in macchina e ascolto musica italiana, affiorano ricordi di noi su testi di Battisti. Pai, para pa 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 ra pa 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 ra 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 pa 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 pa. Non mi domandare dove sono stato l'altra sera perché non ricordo niente e cercavo di pensare solo a noi, cercare un posto dove stare soli io e te senza la gente e scoprire che sei il mio domani. Tutti con le mani, dai! Vai, para pa 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 para pa 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 la pa para pa para pa para pa para pa para pa para pa 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 pa. Approfitto del finale per fare gli auguri del nostro 17° anniversario con la bellissima Angela, mia moglie. Grazie. Buona serata a tutti e vi ringrazio di nuovo.
faccio di nuovo. Allora, Luca Lombardi, hai cantato L'amore è un battito e tu sei unico, sei da solo e vieni da Barletta. Esatto. E questo è sicuro, eh? No. Non puoi dividerti in due. Sicuro anche che so con mia moglie. Quindi. Esatto, esatto. Allora, Luca, tua moglie è già lì, si è vestita da sposa, perché abbiamo da dare una bella notizia stasera. Quale? Vi sposate un'altra volta? No. No, ok, va bene. Leggeremo dopo a casa. Perfetto, va bene. Allora, rimani con noi dietro le quinte perché devi sapere che cosa succederà, perché come ha detto il presidente, 6+2 avranno diritto accesso alla grande finale dell'Ariston. Speriamo non è 2, mi ce ne è 3. Va bene. Grazie Luca, giuria, attentissimi a votare, mi raccomando, e dobbiamo iniziare a presentarvi per comporre tutta la giuria. Prego. Allora, parto con il primo componente che vogliamo presentarvi, è il maestro Marina Marino, insegnante di canto, musicoterapeuta e costumista, presidente dell'Associazione Musicale e Culturale Chopin e dell'Associazione Culturale Opera Aperta di Manfredonia. È presidente di AMBIMA, Regione Puglia, l'Associazione Nazionale di Bande, Cori, Majorette e Gruppi di Musica Popolare. Bene, la serata scorre, siamo pronti per ospitare la terza band e quindi chiamo sul palco i Black and Wild, eccoli qui che mi raggiungono, anzi ci raggiungono e soprattutto ci canteranno una canzone molto molto bella. Oh, la canzone si chiama Quel motivetto che fa. Buonasera. E allora? Microfono? Buonasera. Siamo pronti? Sì, è tutto pronto, siamo il bello della diretta e allora i Black and Wild si esibiscono al Sanremo Rock alla finale regionale. Prego. Grazie. Sotto la pioggia noi viviamo l'attimo, sembra impossibile. Scatto qualche foto sul lungotevere, guardando l'alba e sembra possibile. Quasi quasi chiedo, metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare. Metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare di più. Sembra possibile, scatta un'altra foto, chissà come sarà. Sembrerà assurdo ma quasi possibile. Io ti chiedo ancora, metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare. Metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare. Solita danza mi martella nella testa, sempre quel motivetto che fa. Le mani a tempo. Metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare. Metti un po' di musica che voglio ballare. Metti un po' di musica, ti voglio amare. Grazie a tutti, siamo felicissimi di essere qui. Grazie.
Eccoli qua, bravissimi ragazzi, grazie. Grazie mille. La giuria sta votando. Andate, grazie, emozionatissimi, ragazzi. Rimanete per il verdetto perché dovete scoprire come andrà. E allora andiamo avanti perché è il momento di presentare un altro giurato. Allora, è la volta di, vorrei un bellissimo applauso per Matteo Robustella. Eccolo qui, Matteo, musicista, lo conoscete molto bene, pianista, cantante degli anni Ottanta, ha suonato in alcuni tra i più importanti locali italiani e per due stagioni a Capri. Accompagnato al piano artisti del calibro di Renzo Arbore, Lino Banfi, Peppino Di Capri e Paolo Villaggio. Ha arrangiato alcuni pezzi di Belfiore, autore Se mi lasci non vale, e come dimenticarlo, portandolo al successo da Julio Iglesias. Ha arrangiato due pezzi presentati a un concorso per Sanremo, da alcuni anni ricopre l'incarico di direttore dell'ITS. Bravo Matteo! Andiamo avanti con il programma musicale e invitiamo qui sul palco Mary Jab. Eccola qui. Allora, Mary Jab non viene da Trani, non viene da Bari, viene da molto lontano. Mary Jab viene da Merano. Vengo da Merano. Ah, dice, che ci fa qui Mary Jab? È in vacanza e quindi ha chiesto di essere inserita nel Sanremo Rock qui di Manfredonia. Allora, un grande applauso per lei, Mary Jab, con il brano Mi sono ricordata di te. Grazie mille. Il pubblico è tutto tuo. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi vorrei dedicare questa canzone a tutte quelle persone che hanno perso qualcuno di importante. A me, bravo, personalmente è successo e quindi questo evento mi ha ispirato per comporre questa canzone al pianoforte. Buon ascolto. Cose da dire, ho tante cose da fare, ma non c'è mai tempo per fare niente. Ho tanti pensieri in mente, ma non riesco a capire cos'è successo al mio presente. Ho perso tanto tempo per capire della vita sono una grande dialettica infinita che si percorre, percorre, ripercorre senza mai finire. Con le frasi che mi hai lasciato, risposte alle domande che tornano, tornano e ritornano senza mai. Grazie mille.
Bravissima. Brava, brava Mary Giappa. Grazie. Allora, come dicevo all'inizio di questa serata, la premessa che ho fatto, no? Ed è anche l'impegno io, Anna Maria, che porto avanti con le mie trasmissioni, come ho detto, incontro veramente tanti politici. Tanti politici, ognuno ovviamente rappresenta un partito, ognuno rappresenta una corrente, ma è difficile trovare politici che sono coerenti. Non lo dico per piaggeria e non lo dico di parte, lo dico perché veramente sono convinta e sono qui questa sera, oltre che per incontrare questa splendida città che ho avuto modo di conoscere più volte, perché voglio davvero sostenere una persona che sta facendo tanto sia per Manfredonia e vuole soprattutto portare un contributo al prossimo governo, perché ce lo meritiamo. Allora, accogliamo qui con un applauso sul palco l'onorevole Antonio Tasso. Direttamente da Coraggio Italia. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie per questa meravigliosa serata che state portando avanti molto bene. Io non mi sono seduto un attimo, mi avete visto girare e fare queste foto perché sono elettrizzato, Manila, sai perché? Perché noi veniamo da un periodo, l'avete già ricordato, un periodo molto buio della nostra esistenza, la pandemia che ci ha costretti in casa per tanto di quel tempo che la metà ne bastava probabilmente. E adesso diciamo che i nostri territori, un po' dappertutto, io vedo che anche a Roma la vita sta rifiorendo e anche qui a Manfredonia. A Manfredonia ci sono tanti eventi, devo dire che tanta gente ci sta visitando, noi siamo contenti di accoglierli così come tanta gente adesso è qui a vedere questo spettacolo, ma soprattutto a godere delle nostre bellezze. E quindi ho fatto foto, mi sono voluto inebriare del ritorno alla normalità. Sono tornato a organizzare anche delle cose, perché questa manifestazione, lo avete ricordato, è dell'associazione Agiamo, di Coraggio Italia, e tra poco ci sarà anche il presidente di Agiamo che vi saluterà, ma perché abbiamo tante altre cose in serbo per voi. Durante tutta l'estate e anche a settembre vi faremo davvero delle chicche, vi daremo delle chicche molto importanti. E una, se è pronta la regia, io lo farei anche in questo momento, perché è nata una sinergia con Venezia, con il sindaco Brugnaro, che è il presidente di Coraggio Italia, che tra le altre cose conosce bene il Gargano, adesso lo ascolterete, ma soprattutto c'è questo fil rouge che si è instaurato, e allora c'è la possibilità che Venezia entri a far parte del quotidiano di Manfredonia e, perché no, Manfredonia anche nel quotidiano di Venezia. Cosa hanno in comune queste due città? Naturalmente Venezia, una storia antichissima, ma anche Manfredonia non è da meno, hanno il mare e hanno il carnevale. E allora mettiamole a frutto queste cose e ascoltiamoci il saluto del sindaco Luigi Brugnaro. Allora, forse non abbiamo l'audio e chiediamo alla regia di ripristinarlo, perché ci teniamo ad ascoltare le parole del sindaco. Abbiamo un problema tecnico, adesso lo risolviamo, e questo è il bello della diretta, succede. Immaginate quando sono in diretta tutti i venerdì sera. Allora, ditemi se siete pronti e lo rimettiamo in onda. Perché guardate, durante le prove funzionava tutto, funzionava tutto durante le prove. Vabbè, ma succede, però, ma succede, siamo live e il bello è anche questo. Allora, diteci se... Nel frattempo, allora, a questo punto, facciamo salire la band, la prossima band. Sì, sì, sono già sistemati. A sistemarsi, dopodiché ascolteremo. Abbiamo tanto tempo. Io per il momento vi lascio il palco, perché allora, credo che non sia... Allora, lo ripristiniamo dopo? Siete certi che dopo? Lo rimandiamo dopo? Allora, onorevole, noi ovviamente ti richiamiamo. Ci rivediamo. Mi farà molto piacere. Ovviamente posso permettermi di dire che questa è una serata di leggerezza, di musica, di cultura, ma ricordiamo anche che c'è un impegno importante. Vorrei che lo dicesse anche lei. Il 25 settembre, come ho detto in premessa, è veramente un momento in cui gli italiani devono esprimere la preferenza, perché guardate, c'è una grande disaffezione alla politica ed è giusto che ci avviciniamo per esprimere la nostra preferenza. E Coraggio Italia ha veramente un programma importante. Va bene, ma comunque adesso diamo spazio alla musica, dopodiché ne parleremo diffusamente, c'è tanto tempo e avremo modo di rincontrarci. Grazie all'onorevole Antonio Tasso, grazie. Allora, siamo pronti?
Allora, penso che si stiano ancora un attimino sistemando. Vogliamo presentare ancora la giuria, perché avevamo presentato solo 2 su 5. Possiamo andare avanti. Ok, allora io presenterei Alessandro Di Lascia, salutandolo con un applauso. Eccolo qui. Cantautore, musicista, produttore e arrangiatore. Nel 2001 è stato assistente personale di Mogol durante il corso Autori tenutosi al CET, che è la scuola di musica. E sempre presso la stessa scuola ha vinto una borsa di studio per il corso Interpreti. Nel 2008 Alessandro ha partecipato assieme ai Frank Kid al 58esimo Festival di Sanremo, quello che si svolge all'Ariston, conseguendo il premio della critica Mia Martini. È un grande onore per noi averlo questa sera nella nostra giuria. Ancora, credo hanno bisogno ancora di un minuto, mi dicono di sì, allora andiamo avanti. Voglio presentare anche Francesco Finizio, un applauso da parte del pubblico di Manfredonia, eccolo qui. E allora, sassofonista, docente compositore, dirige la grande orchestra di fiati Silvio Mancini, città di Lucera, e la filarmonica Giuseppe Verdi di Canosa di Puglia, complimenti. Nel 2012 ha diretto l'orchestra di Aria Sanremo Tour, concorso Canoro per accedere al festival. Dal 2015 è direttore musicale della produzione Elisir d'Amore, con la partecipazione di Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello. È direttore stabile della Melos Orchestra e vanta collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Complimenti, quindi una giuria, devo dire, tecnico organizzata benissimo, e hanno tutte le caratteristiche per esprimere questa sera le preferenze. Con un filo rosso che li lega poi a Sanremo, abbiamo notato in tutte queste esperienze e professionalità questa congiuntura. La bella notizia è che siamo pronti. Perfetto. Vero? Allora, è la volta dei Violante che ci cantano questa sera Sotto le lenzuola. E allora il palco è tutto vostro, prego. Applauso. Prova. Ciao Manfredonia. Pronti. Mi aiutate con le mani? Cerco l'occasione per sbagliare una volta. Fidati di me, per noi è finito, ora basta. Vedo il cielo splendere, mi viene mal di testa. È un solo pensiero di te. Porgi l'altra guancia, dammi un bacio, l'arresto. No, non mi tentare, voglio stare al mio posto. Poi ti sento dire qualche cosa diverso. Pensi sia sbagliato, ma io sono un'altra volta con te. Sotto le lenzuola, un'altra volta con te. Sotto le lenzuola, si spegne la ragione. Sapere cosa è stato sbagliato, poi mi punti
perché sei tu che hai voluto. Sono stato io ad aver deciso. Ti farò sapere se ne ho voglia di nuovo. Ti farò sapere se ne ho voglia di nuovo. Pensi sia successo tutto senza un motivo? No, io non lo voglio, questo amore confuso. No, non mi è passata, ma ti chiedo soltanto di stare un'altra volta con me. Sotto le lenzuola, un'altra volta con te. Sotto le lenzuola, c'è ancora il tuo sapore. Sotto le lenzuola, un'altra volta con te. Sotto le lenzuola, si spegne la ragione. Sotto le lenzuola. Grazie! Allora, con calma usciranno di scena perché insomma è una band abbastanza articolata, ma noi diamo il tempo giustamente perché siamo nel pieno della live, della diretta, quindi capite bene che insomma non è semplice, ma immaginate cosa c'è dietro poi davvero uno spettacolo come quello di Sanremo. Allora, la giuria li vedo lì abbastanza molto attenti. Io non ho modo di farvi arrivare un microfono, ma volevo chiedere se fino a questo momento state dando delle preferenze. Ecco, vi vedo già abbastanza convinti. Noi possiamo anche dividerci, andare noi giù a... Assolutamente. Oppure passiamo il microfono a Simona che ci fa da... E allora, adesso facciamo una cosa, l'ultima band per chiudere la prima parte, poi primo giro di commenti, va bene? Primo giro di commenti, li conosciamo bene, c'è proprio una domanda ciascuno giusto per... presentarli. Esatto. E allora è arrivato il momento, diamo il tempo perché stanno per lasciarci la band precedente e stanno per arrivare gli altri. No, dicono che hanno bisogno di tempo, quindi allora Simona Dado, sì. È detto che sei dietro le quinte, allora è doveroso il tuo supporto. Grazie. Andiamo a sentire subito Marina, allora cosa ne pensi? Marina, io ti chiederei anche un'altra cosa. Cosa ne pensi di questo spettacolo di questa sera? Ma per andare poi nella tua professione, tu hai allenato, lo metto tra virgolette, al canto, decine di allievi. Tra l'altro uno oggi ce l'hai con te in giuria, no, Alessandro? E, insomma, abbiamo visto anche il percorso che ha fatto, che poi bisogna, nella vita, bisogna anche capire quali scelte fare in quel momento preciso. Alessandro ha fatto delle grandi cose, è rimasto comunque a lavorare, a operare nel campo della musica, quindi nel campo artistico, e in questo ci vuole molto coraggio. Tu ne stai anche ascoltando degli altri in questa kermesse, e appunto, come diceva Manila, che valutazione puoi già dare, una tua prima impressione, e poi dal punto di vista appunto vocale, visto che sei un'allenatrice delle voci, che cosa ne pensi? Accendiamo. Adesso arriva l'audio, chiediamo alla regia, facciamo una prova, ecco Marina. Bene, abbiamo sentito poco ancora, ma da quel poco che si è sentito si può notare che sono tutti ragazzi che hanno delle grandi potenzialità, ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, quindi avremo un bel da fare in giuria adesso. Per quanto riguarda il discorso vocale, dal punto di vista tecnico e timbrico ho già notato qualcosa di interessante. Vedremo poi man mano che ascolteremo anche gli altri. Perfetto, vado da Francesco Finizio. Allora Francesco, intanto è doveroso chiederti appunto la stessa domanda che è comune con tutti i giurati, insomma, quali sono le prime sensazioni che si respirano in giuria, un tuo parere personale dei primi cinque candidati questa sera, dei primi cinque finalisti? Davvero interessante, grandi potenzialità, lo confermo. Io ho sbirciato anche il soundcheck, quindi
davvero le sorprese non finiscono qui, quindi avremo davvero un bel da fare. Allora, Francesco, nel 2021, dimmi se sbaglio, leggo, quindi sono, non si può non sbagliare, sei stato confermato alla direzione musicale del Christmas Tour Gospel Italian Singer. Di che cosa si tratta? Siamo curiosi. È un tour di artisti internazionali gospel che arrivano in Italia e quindi c'è un tour italiano di tutti questi artisti. Facci qualche nome. Da Cheryl Porter, Cheryl Nickerson, Emma O'Connor. È un genere apprezzato Ella questo. Ella Armstrong. Che magari, chissà, potresti proporlo nella città di Manfredonia. Beh, con l'onorevole ci avevamo già pensato. Vedi che stiamo svelando alcune collaborazioni con l'onorevole Tasso, che ci fa piacere. E allora direi che siamo pronti perché... vedo abbastanza tutti posizionati, ci dicono dalla regia che siamo pronti e allora siamo perfettamente live. Questa sera è il numero 6, quindi siamo a metà della gara. Abbiamo con noi sul palco Estro e ci canteranno Baby. Attenta giuria. Prova. Tu mi fai girare la testa, tu mi fai girare la testa, tu mi fai girare la testa, baby, tu mi fai girare la testa. Tutto costo di odiarmi, siediti, resta qui. Forse è vero, non riesco a guardarti come l'acqua che scioglie l'assenzio. Sono solo un miscuglio di vizi, finisco a farmi la guerra da solo mentre mi lascio cadere nel vuoto. Prendimi, vendimi l'anima, perché la mia l'ho già usata da un pezzo. E strappami il cuore dal petto e versalo insieme il tuo vino rosso. Cercami tra le tue moglie che forse stavolta sarà quella giusta. Fammi girare la testa, sì che tu mi fai girare la testa. Tu mi fai girare la testa, tu mi fai girare la testa, sai che tu mi fai girare la testa, baby, tu mi fai girare la testa. Per favore perdonami, non sapevo che sarebbe andata così. Continuo a girarmi la testa, continuo a cadere e rialzarmi. Continuo a girarmi la testa, tu mi fai girare. Girare la testa. Grazie mille. Grazie. Noi siamo gli Estro. Buon proseguimento. Questa era Baby. Bravissimi. Grazie ragazzi. La giuria sta votando in questo momento e tra poco scopriremo il verdetto. Tra poco, se non prima, di ascoltare altri sei candidati.
Allora, Anna Maria. Sì, io vorrei approfittare di questo cambio palco per chiamare qui il presidente dell'associazione Agiamo. Presidente, eccolo, dove sei? Eccolo qui, un applauso al presidente, eccolo qui. Sta arrivando. Vi svelerò il nome quando sarà qui con noi. Eh beh, certo, perché lo presentiamo ufficialmente questa sera. Eccolo qua, allora. Buonasera, buonasera presidente, ben arrivato. Andrea Pagano, buonasera, ben arrivato. Allora, il microfono anche per te. Andrea, tu hai presenziato altre manifestazioni che sono apparse con il logo di Agiamo, perché Agiamo nasce come associazione di promozione sociale e culturale e quindi ha sia in passato che nel presente, e continuerà a farlo, sostiene appunto questo tipo di evento, anche questo tipo di evento, cioè laddove si parla di sport, di disabilità, insomma ne abbiamo fatta, certo, di strada con questo simbolo. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Per noi di Agiamo è molto importante. L'associazione Agiamo nasce come associazione socioculturale, come diceva prima Anna Maria, che ha come promozione proprio queste attività artistiche, culturali, teatrali. Naturalmente questa sera la finale del Festival Rock è un evento molto importante che si svolge qui nello spacco, con alle spalle il nostro castello, e naturalmente dà la possibilità a queste band, che inizialmente erano 15, poi si sono ridotte a 12, di partecipare alla finale che si svolgerà a Sanremo. A dirla tutta, diciamo che negli ultimi anni, come ben saprete, il Covid ci ha, diciamo, ha creato delle situazioni molto spiacevoli. Però questa sera noi siamo qui, tutti presenti, con la possibilità di ricominciare, con la possibilità di dare uno schiaffo al passato, per cercare di affrontare il futuro con più normalità e naturalmente prendere tutte le avversità che il Covid, che la pandemia ci ha lasciato, per proiettarle verso il futuro, per trasformarle in opportunità, e questa è un'opportunità per rilanciare il nostro territorio. Quindi ben vengano numerose iniziative di questo genere, di tale spessore. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e che venga il migliore. Buonasera a tutti. Grazie presidente, grazie anche per l'impegno che l'associazione come la sua fanno sul territorio. Grazie davvero per il suo contributo, grazie. E a proposito delle parole che diceva il presidente di territorio, dobbiamo onorare la città di Manfredonia. E come lo faremo? Intanto abbiamo congedato i primi sei artisti e tra poco arriveranno gli altri sei, ma abbiamo degli ospiti speciali. Lui è un rap conosciutissimo, no, qui no, a Manfredonia, no? No. Non c'è più? Allora, mi viene, sembra, dopo? Sì. Ok, allora c'è un cambio. C'è un cambio. Il bello della diretta. Io ero convinta di regalare un vostro compaesano, ma non c'è. Intanto allora, faremo un cambio. Sì, ci mettiamo magari, okay, lasciamo allestire, perché veramente loro per farlo, tra l'altro, sono anche velocissimi. Esatto. E tra l'altro abbiamo da raccontarvi la storia di questi ragazzi, perché lo scorso anno hanno proprio vinto il Sanremo Rock. E allora, sono pronti? Eccoli qui. Ancora qualche... Viva le distanze, è vero, loro si chiamano Le Distanze e credo che ci canteranno due brani, uno dei quali appunto è la canzone vincitrice, il secondo che ascolteremo, dell'anno 2021. E io ho avuto il piacere di ascoltarli già ieri sera e ne sono rimasta folgorata davvero, perché tra l'altro sono giovanissimi, mi fanno al tempo stesso tenerezza ma anche tanto, tanto orgoglio. Tra l'altro, insomma, diciamo anche che il rock, anche grazie agli artisti come i Maneskin che stanno portando la bellezza di questa cultura in tutto il mondo, Le Distanze davvero gli auguriamo un futuro roseo tanto quanto quello di Maneskin. E allora... Al leader del gruppo non è sfuggito questo augurio, ti ha stretto le mani in preghiera per ringraziarti, è un bellissimo auspicio per loro e ovviamente per
per tutti gli per altri. Tutti i ragazzi che questa sera partecipano. Allora, veramente siamo pronti, come capite bene non è semplice proporvi uno spettacolo davvero così, con tante peculiarità musicali, con tante attenzioni, soprattutto come vedete tutto live con la presenza di tanti strumenti, ma è proprio lo spettacolo del Sanremo Rock. E allora, per la finale regionale questa sera, gli ospiti d'onore sono proprio loro, i vincitori della scorsa edizione del Sanremo Rock, Le Distanze. Non c'è più. È un suono. Anzi, una cosa, visto che facciamo due brani, uno con un suono distorto e uno con un suono pulito, quindi tenderà ad essere più okay. Basso, mi alzo okay. Io. Prova. Ok. Ci siamo. Buonasera a tutti. Noi siamo Le Distanze. Siamo gli ospiti di questa sera. Una piccola presentazione. Al basso e ai cori, Corinna Lanari. Alla chitarra e ai cori, Luca Squairolo. Alla batteria, Saverio Campese. Alla voce e alla tastiera, Andrea Pagella. Vi ricordo di seguirci su tutti i social, ci trovate Le Distanze Official. Siamo i vincitori dell'anno scorso di Sanremo Rock and Trend, nella sezione Trend. Questa sera vi portiamo due nostri brani in inglese. Il primo si chiama Do I Look Scared to You Now? Che vuol dire, ti sembro spaventato ora? Thank you.
you now. Saturday's gone, it is my world. I am ever, I am ever. Do I look scared to you now? Grazie mille. Questo era Do I Look Scared to You Now. Vi ricordo ancora un attimo, se volete seguirci sui social ci trovate, Le Distanze Official. Mi alzi leggermente la voce? Grazie. Concludiamo questa sera col brano con cui l'anno scorso abbiamo vinto a Sanremo Rock and Trend. Il suo nome è It's Life. No, I left you to die.
One, two, three. I wanted to believe it, I could make it better. It's my life. Oh, 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 oh. I wanted to believe it, I could make it better. It's my life. Oh, 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 e vi ho fatto i complimenti paragonandovi un po' ai Maneskin, in realtà non l'ho fatto a caso. Comunque, insomma, se vi farà piacere, considerata la mia stima per Amadeus, che sarà, come sapete, direttore artistico per i prossimi festival, voi meritate davvero quanto i Maneskin di partecipare a Sanremo e gli manderò un messaggio facendo vedere quanto siete bravi. Bravi! Grazie mille, gentilissimi, davvero. Grazie mille. Vi ricordo, per l'ultima volta, avete sentito due nostri inediti in inglese? Uno, due, lo scherzo di un now, l'altro it's life. Seguirci sui social, grazie mille. Bravi, le distanze! Davvero bravi. E qua è talento, insomma, Anna Maria. Sì, sì, qui non possiamo fare a meno che apprezzare il talento. Per tornare invece a prima, siccome insomma, l'ospite non è che l'abbiamo annunciato e non c'era, ma perché stava finendo di prepararsi. Assolutamente sì. E siccome qua è un divenire, artisti che vanno, artisti che vengono, ora ci comunicano che è arrivato. Quindi tra poco ve lo presentiamo, perché torniamo a parlare di territori. E allora, il territorio è quello di Manfredonia, no? Tra poco lo presentiamo, però so che c'è una domanda. Facciamo subito una domanda ancora alla giuria? Se c'è la nostra microfonista, eccola, Simona, eccola. Perdonaci, ma stasera è una squadra di donne, capitanata da tante donne. E allora? Allora, sì, io farei la domanda a Alessandro, una domanda a Alessandro Di Lascia. Insomma, io innanzitutto penso che adesso la domanda ti permetterà di dirlo, visto che tu sì. Sanremo l'hai vissuto proprio dall'interno, sul palco, intanto l'emozione che secondo me qualcosa ti ha suscitato questa serata e sentire, no, il nome Sanremo, Sanremo, e poi vorrei che tu ci raccontassi di questa esperienza bella che hai fatto un po' di anni fa. Qualcosa, un aneddoto, se hai una cosa da raccontarci. Buonasera a tutti. Sanremo, vabbè, gli aneddoti si perderebbe la serata, perché io avevo all'epoca avevo 26 anni nel 2008 quando ho calcato insomma quel palco fantastico, quindi avevo anche un'altra testa che non è quella di adesso, quindi mi sono diciamo parecchio divertito. Un aneddoto che mi viene in mente veloce è quello che mi ha portato poi con i ragazzi, con i Frankhead sul palco, ed era l'ultima selezione davanti alla commissione artistica, Pippo Baudo e tutti gli altri erano lì e c'erano gli ultimi credo 20 gruppi che con le case discografiche andavano a farsi sentire direttamente credo in via Mazzini, comunque nella sede della RAI. E in quel particolare giorno noi avevamo quest'ultima audizione, noi tre eravamo in tre, e c'era stato uno sciopero dei benzinai. Quindi noi avevamo la macchina senza benzina, non riuscivamo nemmeno ad arrivare e ciucciammo la benzina non so da dove, non ricordo bene ormai, o forse ho preferito dimenticare, e siamo arrivati alle selezioni che puzzavamo di gasolio, sembravamo dei benzinai con tutto. Quindi c'è stato questo odore che ci ha diciamo anticipato l'ingresso in sala,
e credevamo veramente, tutti erano organizzatissimi, le band erano perfette, noi eravamo con i vestiti della mattina. E da lì nacque il termine questi tre scappati di casa, che anche Lussato Fegiz scrisse sul giornale, però ci portò a Sanremo, diciamo, questo, questo gasolio probabilmente. Le coincidenze della vita, insomma. Sì, esatto, questa è l'unica cosa che mi viene adesso velocemente. Altro grazie. Ancora allora, complimenti. Grazie. Intanto, oltre a questo pubblico meraviglioso questa sera, guardate, siamo praticamente circondati, Anna Maria, da telecamere, perché in realtà siamo anche in diretta streaming con Manfredonia TV. Salutiamo tutti gli amici del web che in questo momento ci stanno guardando e stanno apprezzando anche questa live questa sera con questo applauso che arriva dalla piazza, e grazie anche alla diretta con radio e video di Radio Irene Web. E allora siamo pronti, perché proprio per parlare di Manfredonia, lo dicevo pochi minuti fa, parliamo di territorio e lui è un artista emergente che si è fatto davvero conoscere sulla piazza di Manfredonia. E chissà che magari non ha in serbo anche qualche altra cosa, perché mi dicono lanciatissimo, e comunque un ragazzo molto interessato a proseguire in questa carriera. Il secondo ospite speciale di questa serata alla finale regionale del Sanremo Rock è... Emon, eccolo qui. Emon. Yeah, yeah. Buonasera Manfredonia, ok, ci siamo. Allora, buonasera Emon, ho pronunciato bene? Sì, sì, sì. Ah, perfetto. Allora, tu ci canti uno o due brani? Due brani. Due brani. Oh, perfetto, allora i due brani sono Testa o Croce e... Icos. Ecco qua. Ecco a voi, prego. Ok, yeah. Nei tuoi occhi i miei sogni sono stelle cadenti, io che porterò pesi come un treno merci. Soffriamo la notte ma siete addormenti, bruceremo assieme lasciandoci segni. E fai parte di quello che ormai ho rimosso, dalla testa, dal cuore, tu limiti dosso. Il tuo profumo e le cose, ogni tuo ricordo è... Ma sai che siamo cresciuti insieme, fare conti a noi faceva bene, con la fissa di fare affogare i miei problemi dentro al bicchiere. Troverai a nuotare nell'arco, tu nel cuore di un altro ormai. Tutto quello a cui tengo è fatto a pezzi, con te non avevo piani e non ci pensi. Quella sera ho perso tutto, tranne i sensi. Quella sera ho perso tutto, tranne te. E sai, certe volte io non ho risposte. Scelgo testa o croce, se la testa o il cuore per te. Ma sai che siamo cresciuti insieme, fare i conti a noi faceva bene, con la fissa di fare affogare i miei problemi dentro al bicchiere. Mi troverai a nuotare nell'alcol, tu nel cuore di un altro ormai. Ho dei pezzi in meno di me, è qualcosa che non va al suo posto. Tutto quello che tu hai di me è una felpa e il tuo cuore è rotto. Ora che non so neanche chi sono, se per te resto uno dei tanti, tu per me resti una soltanto. E io soltanto vorrei mancare. Ma sai che siamo cresciuti insieme, fare i conti a noi faceva bene, con la fissa di fare affogare i miei problemi dentro al bicchiere. Mi troverai a nuotare nell'alcol, nel cuore di un altro ormai. Ok, questo è un brano che è già uscito sui social, lo trovate su Spotify, il titolo è Testa o Croce. Adesso vi faccio sentire un'altra traccia, un inedito, il pezzo si chiama Icos. Ok, mandalo. Ho perso le parole dal momento che ti ho visto. Il peggiore dei finali non cancellerà l'inizio. Il tempo rende schiavi, quindi io faccio ritardo. Ho una vita così bella e la sprecherò per te. Per te le cose che odio ma rifarò, forse cercando te nei miei momenti no. Tu sei una penna, quindi scrivo la mia storia.
Sarò il tuo foglio però non strapparmi ancora. E penso che non è il tempo, no, a dare risposte a noi, dirti quello che non vuoi. Metto il nostro pezzo in macchina, tu sempre con l'ego scarica, e sola coi problemi in camera, ma capita. Metti il nostro pezzo in macchina, tu che aspetti e io farò il ritardo, con il cuore in una scatola, ma capita. Quello che sento, io non lo dico alla gente, lo tengo dentro. Spargi sale su ferite che ormai non sentono e che non bruciano. Se da quel tempo poi ne uscirà odio, sai, di te restano vecchie foto da buttare via. Io ho il cuore in arresto, chiama la polizia. Tutti che trovano un pretesto per andare via, conta se è colpa tua oppure se è colpa mia. E penso che non è il tempo, no, a dare risposte a noi, dirti quello che non vuoi. Metto il nostro pezzo in macchina, tu sempre con l'ego scarica, e sola coi problemi in camera, ma capita. Metti il nostro pezzo in macchina, tu che aspetti e io farò il ritardo, con il cuore in una scatola, ma capita. Ricordo il freddo e quelle notti non l'avevo molto. Le notti strada con il vento che mi taglia il volto. A casa andava tutto male già dai miei 18. Vedo il tuo nome sulla lapide e mi sento morto. E non c'è vera storia per chi vive nel passato, ma grazie a ciò che ho passato non darò più per scontato. Rispetto alle parole ho imparato più dagli schiaffi, ho imparato ad accettarli per riuscire ad accettarmi. Metto il nostro pezzo in macchina, tu sempre con l'ego scarica, e sola coi problemi in camera, ma capita. Metto il nostro pezzo in macchina, tu sempre con l'ego scarica, e sola coi problemi in camera, ma capita. Metti il nostro pezzo in macchina, tu che aspetti e io farò il ritardo, con il cuore in una scatola, ma capita. Yay, grazie Manfredonia. Ok, me lo fate un casino al mio 3. 1, 2, 3. Yeah, 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 ci siamo. Grazie a tutti, grazie a chi mi ha dato l'opportunità di essere qui. Spero che avrete subito mie notizie e che la mia musica vi arrivi al cuore, perché la musica va ascoltata con il cuore e non con le orecchie. Yay. Grazie, amo. Grazie. Emon, grazie. E allora, è veramente una serata ricca di musica e ricca di artisti. Allora, se ci dicono, ci danno un cenno, avete bisogno di qualche minuto per il cambio palco? Ah no, dietro continua, c'è una vita parallela. Allora, mi sembra di sì. Allora, si stanno preparando. Ok, facciamo allora una domanda ad un altro dei nostri giurati. Sì, chiediamo Simona, eccola lì, Simona, ti passiamo un attimo il microfono, perché vorrei anche carpire una curiosità, un aneddoto, qualcosa dall'altro giurato, Matteo Robustella, perché nel riferirmi un po' qualche nota sua... Che ho fatto? Ecco, nel riferirmi ho detto mi devi dare una frase in cui devi dire che cosa hai fatto musicalmente. Allora lui mi ha detto, ma ha fatto un cenno a una cosa che io volevo capire per bene. Cosa è successo con un brano da te eseguito e che ha escluso da Sanremo, dal festival nel 1995? Sì. Niente popò di meno che Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, sì. Cioè, ma è colpa... Si intrecciano qui le cose. Allora raccontaci brevemente, ovviamente, ma cosa è successo? Il brano era stato stato creato alla scuola CET di Mogol. L'interprete, mia moglie, aveva vinto anche lei un premio, quindi questa canzone era edita. Noi la cantammo, io suonavo, lei cantava in una trasmissione su Rai Stereo 2 che si chiamava Tornando a casa. In regia c'era una corista che sentì il brano, si spaventò, disse non è possibile questo brano, Ornella Vanoni la sta provando al Festival di Sanremo. Quindi venne fuori e dice ma come hai questo brano? Dice no, ma sono già 3 anni che canto questa canzone. Si fa una comparazione, Ornella Vanoni aveva preso il brano da Mogol, autorizzato in quella scuola, avevano cambiato il testo e il titolo, ma quando
Pippo Baudo scoprì che i brani erano completamente, cioè erano praticamente identici, uguali, l'articolo 5. Ma ti ha più perdonato Ornella Vanoni? Assolutamente no. Cioè, anch'io l'avrei fatto. Quindi io per osmosi ho suonato anch'io a Sanremo in prima serata all'inizio, quando poi lui disse per grazie a loro Ornella Vanoni non parteciperà, e ha partecipato quest'anno o l'anno scorso dopo tantissimi anni, quindi lì si è messa da parte per tanto tempo ed era data per vincitrice, perché aveva anche Streller che gli aveva organizzato anche tutta la parte. Incazzatissima, inutile che ve lo dico, insomma. Lasciamo il resto all'immaginazione. Allora, siamo pronti perché riprendiamo ovviamente dopo questi due ospiti speciali alla gara, perché tra poco sul palco torneranno altri 6 artisti, dopodiché completeremo la rosa dei 12 e ci collegheremo con la giuria per capire chi saranno i vincitori della finale regionale di Sanremo Rock. Allora, con It's Well Now, Wild Spark. Eccoli. Ciao a tutti, noi siamo Wild Spark e questa è It's Well Known. Non va il secondo microfono. Assa, ok. 1, 2, 3, 4. I came back for my goodbye tonight with a sex and taco and apple pie. She looked at me and there's a mirror in her eyes. But at the moment was already time. I know there is something great, but it's all love. Take off my clothes. I want to go home, but I can't. She can't stop me. I'm not Superman. Grazie ragazzi. Eccoci, e allora Anna Maria, stiamo guardando le due vite di questa serata, quella che voi non immaginate dietro le quinte, perché poi c'è un'emozione incredibile. Loro davvero ci credono, perché portano il talento, ma l'emozione anche prima di salire, tra l'altro. Sì, sono beh, insomma, come con ogni vigilia di qualcosa, con ogni inizio di qualcosa c'è sempre molta tensione, finché poi non si arriva qui e ci si scatena. Abbiamo visto anche i ragazzini piccolissimi che con tanta energia, veramente Beh, poi insomma ci siamo passati, no? Un po' tutti. Io ricordo che quando ho iniziato la mia carriera erano più porte in faccia che chi credeva, insomma, nel mio talento. Quindi posso capire che cosa significa salire su un palco e metterci tutta la buona volontà affinché il pubblico e soprattutto la giuria questa sera possa riconoscere veramente il talento. E allora? Io faccio un breve riepilogo anche di chi bisogna ringraziare, perché
perché non saremmo qui questa sera se non ci fosse stata la collaborazione di queste persone, questi organismi che adesso vi elenco. Ho dimenticato prima di ringraziare Bruno Mondelli, perché quel drone è suo e lui veramente, posso dire, Mania lo mette a disposizione della città. Bruno Mondelli ci regala delle visioni dall'alto, sia filmati che fotografie, mozzafiato. Lui è ovunque e anche laddove la scienza a volte non arriva. Ha fatto Bruno Mondelli delle riprese di una covata di cicogne, riprendendo tutti gli stadi che forse, non so, Quark non ce l'ha quelle riprese. E allora, grazie Bruno, il Comune di Manfredonia per il patrocinio, l'associazione Agiamo, l'abbiamo sentito anche dalle parole del presidente Andrea Pagano, l'associazione Coraggio Italia per la sensibilità per la nostra città e per il sostegno, l'onorevole Antonio Tasso, che tra poco riavremo qui sul palco, Radio Irene, che sta curando la diretta insieme ai nostri indigeni, Manfredonia TV, nelle persone credo di Andrea e Michele, e poi le associazioni che ci aiutano anche con il servizio d'ordine, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Croce Rossa e la PASER. Bene, e allora andiamo avanti perché mancano pochissimi ancora artisti, Anna Maria, sì. E poi finalmente conosceremo insieme al presidente il verdetto. E allora sono già pronti a esibirsi, il tempo che prendono confidenza col palco, perché guardate, è davvero incredibile il lavoro. Vorrei fare un applauso perché davvero sono dei ragazzi straordinari, tutti, perché sono anche assistenti di palco, perché considerato lo spazio autonomamente si stanno mettendo a disposizione loro stessi, perché è davvero difficile. Allora approfittiamo anche della, visto che loro hanno ancora bisogno di qualche minuto, chiamiamo Antonio Tasso. Assolutamente sì. L'onorevole Antonio Tasso. Accogliamolo con un applauso, l'onorevole Antonio Tasso, eccolo qui. Allora, chiariamo una cosa. Cioè, dovete sapere che questo tipo di spettacoli, ve l'hanno già raccontato, sono molto complicati, perché sono delle band che hanno bisogno dei loro momenti di sistemazione degli strumenti, e quindi abbiamo questi momenti morti che dobbiamo riempire. Allora cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Mi dicono dalla regia che magicamente abbiamo recuperato, è vero? Abbiamo recuperato il saluto di un grande amico di Manfredonia, cioè il sindaco di Venezia, per questo gemellaggio che io auguro, mi auguro che parta quest'oggi e che porti fortuna e prosperità a entrambe le città. Per cui vediamo se riusciamo a recuperarlo, perché tra l'altro ha fatto anche un omaggio al nostro sindaco. Andiamo? Perfetto, si sente benissimo come prima. No, diciamo che è uno scherzo. Aspetta, ecco qua, torniamo indietro, torniamo indietro. Allora. Speriamo di conoscere. Sì, ecco qua. Allora, non è che, più... Che bella la ci diretta. Siamo, non è più... Allora, ricordate, io tanti anni fa facevo anche questo tipo di lavoro, ho fatto per 25 anni il disc jockey professionista, qualcuno della mia età mi ricorderà tanti anni fa. E alle volte c'erano momenti imbarazzanti, quando saltava la puntina dal disco, quando invece si interrompeva la musica, quando saltava l'altoparlante. Allora, momenti imbarazzanti in cui bisognava recuperare. E se il mio amico Antonio, omonimo, è pronto adesso, facciamo partire con tutti i crismi di Santa Romana Chiesa. Eccolo qua. Un saluto a tutti gli amici di Manfredonia e del Gargano. Saluto il sindaco Gianni Rotice. Caro sindaco, speriamo di conoscerci magari in un'altra occasione. Adesso io sono interrotto continuamente la mia vacanza perché andiamo sempre a Roma, insomma, e Antonio Tasso lo sa bene. Volevo ringraziare Antonio Tasso per il lavoro veramente di valorizzazione che fa del territorio del Gargano, ma in generale, insomma, sulla sua attività nel territorio e la valorizzazione delle persone. Beh, io ho un aneddoto sul Gargano, che quando ero giovane, insomma, siamo andati ovviamente a Vieste con una Renault 4, mi ricordo, e poi sono proprio passato per Manfredonia e ci siamo fermati, posti bellissimi tra l'altro, e mi ripropongo di venire prossimamente sicuramente a farmi una visita. Vi ringrazio per l'entusiasmo e la partecipazione comunque politica, perché la politica, per come la intendo io, è un valore di interesse, cioè i cittadini si interessano al loro territorio, alla loro casa, al loro lavoro, al futuro dei bambini,
perché credo che dobbiamo davvero dare tutto quello che possiamo, ognuno faccia i conti con la propria coscienza, però al nostro paese inteso come paese, come città, in questo caso Manfredonia, in questo caso il Gargano, ma anche al paese, nel caso della regione Puglia, nel caso dell'Italia, nel caso dell'Europa. Cioè, dobbiamo dimostrare che questo sia un luogo dove i figli, i bambini possono crescere e possono trovare la loro vita, la loro dimensione. Giusto credere nel futuro, nei grandi discorsi, però poi alla fine le cose vanno concretizzate. Da Manfredonia, da Foggia, può essere che con la vostra partecipazione, col vostro impegno, quello che sia, comunque vi ringrazio. Ancora ringrazio Antonio Tasso e saluto il sindaco. Sindaco, quando vuoi sei invitato a Venezia, ci faremo, ci troviamo, ci conosciamo, mi fa molto piacere. So che sei una brava persona, per cui avremo occasione di vederci. Ancora un abbraccio a tutti e insomma buona attività per quello che potete fare appunto voi per il paese, voi per il futuro. Grazie ancora, buona giornata. Grazie, grazie a Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia. Allora, la cosa importante è che, ve lo dico in anteprima, è che con il sindaco Brugnaro ci siamo sentiti e abbiamo accolto l'invito. Quindi vi dico che nel prossimo Festival di Venezia, che comincerà credo a fine agosto, una delegazione della nostra città sarà presente a quel festival. Ci faremo onore. Cerchiamo di accendere fari positivi sul nostro territorio e sulla nostra città, che sia di buon auspicio per il futuro. Io continuo a parlare, potrei parlare per 3 ore, vorrei sapere a che punto siamo con la preparazione della band, che per dicono come... che sono pronti. La chitarra non fa i capricci. Abbiamo una chitarrista, ma le vogliamo fare un applauso a questa chitarrista che si sta prodigando per portare avanti questo spettacolo, sì, per Anna Maria. Ringrazio per mettermi in imbarazzo in questa maniera. No, assolutamente, no, onorevole, scherzo, ovviamente ti ridisturberemo nuovamente per la chiusura finale. Figurati, di questa serata. Essere qui a Manfredonia, veramente dopo tanto tempo in cui siamo stati lontani dall'aggregazione, dalla felicità, dalla gioia di passare momenti insieme, merita il fatto di essere ancora di più in mezzo ai cittadini. Grazie, a dopo per i saluti finali con l'onorevole Antonio Tasso. E poi mi fa veramente molto piacere, ma glielo ribadirò, il fatto che i suoi 25 anni di carriera nella musica lui porti poi questo tipo di proposte, cioè la cultura, la musica in questa città, è davvero molto molto bello. E allora direi che a questo punto siamo pronti. Sì? Quasi sentiamo. Io potrei, raccontarvi una barzelletta, quello che volete, insomma, possiamo ammazzare il tempo come volete. Ci siamo? C'è un difetto tecnico. Allora, vediamo. Simona, dove sei? Simona, abbiamo perso Simona. Ecco, Simona, se mi date... Ci siamo? Non ancora. Allora, se Simona, avevi una volta un gelato... è lì, è suo. Possiamo recuperare questo, sì, nel frattempo che loro... l'onorevole Tasso ha portato giù un onorevole gelato. Tasso ha per caso... l'ha recuperato, questo qui no, va bene, va bene. È stato restituito. Allora, andiamo alla giuria. Presidente, lei che porta in giro questo spettacolo, ci può, chi meglio di lei, dire, insomma, quanto questa sera la live performance è così, davvero, con grandi attenzioni, no? Bravi tutti. Mi sbilancerei nel dire che c'è anche qui, come a Lucera, un livello medio-alto, non so se siete d'accordo, un livello medio-alto, quindi... Ma c'è una cosa che volevamo dire, perché ecco, abbiamo i ragazzi che si esibiscono, i ragazzi che mettono su dei testi con della musica, la prima cosa che devono fare è metterla in una banca dati, come la SIAE, come il Sound Reef, le etichette indipendenti. Cioè cercate di mettere in banca questi dati, perché è chiaro che quando la canzone è bella ci può essere sempre il volpino che registra, e poi magari quella canzone, sapendo che non è registrata la SIAE, gliela fregano, diciamolo proprio com'è. Non va bene, ci sono dei casi, ecco, come Ornella Vanoni. Quindi registrate i brani alla SIAE o alle etichette indipendenti, comunque registrateli, perché è importante. E chi mi ha ascoltato in questo preciso momento
sicuramente insomma, lo farà valere le vostre proprietà intellettuali, in poche parole. Perfetto. Insomma, non potete esprimere meglio il concetto. Esatto. Intanto voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutte le forze dell'ordine che stanno davvero contribuendo questa sera e per il lavoro straordinario che fate. Bravi, bravi. Allora, è una chitarra molto capricciosa stasera, aspettato troppo, che dite? Ed è... Beh, intanto come si chiama, sono i nostri tecnici che stanno cercando in qualche modo di risolvere il problema, perché insomma potete capire che una serata così articolata con tanti artisti rigorosamente live, anzi sprechiamolo un messaggio positivo perché si vedono tanti di, ahimè, eventi che molto spesso non propongono questa qualità e questa capacità di regalarvi la musica live dal vivo. Quindi veramente complimenti a tutta la macchina organizzativa di Sanremo Rock, perché questo è veramente meraviglioso apprezzarlo nonostante gli incidenti di percorso che si possono verificare. E allora, forse ci siamo, forse, non voglio esprimermi. Ci siamo? Ci siamo. Basta poco, eh? Allora. Che complicatissimo, io sto guardando con attenzione. Sembro, beh, certo, perché siamo, ma anche il pubblico lo vedo abbastanza, come dire, attenti, preso. Sì, io perché... sembro capirci qualcosa, in realtà proprio zero, Beh. Anche perché avete visto, no? Ogni gruppo ha i propri strumenti e cercare di collaudarli nel cambio palco non è una cosa semplice, nonostante abbiano fatto delle prove per tutto il pomeriggio, anzi da questa mattina. Allora, voi volete conoscere lui e non me, per vergognare. Anna Maria. Non so. Allora. Va bene, facciamo una cosa. Sì. Io vorrei. Abbiamo ancora una domanda per uno dei nostri giurati? No, non vado con una domanda, vado con un'altra cosa, con un'informazione. Facciamo informazione, Manila, perché dovrei avere appuntato da qualche parte. Una informazione di servizio, se vogliamo, ma comunque sono notizie. In occasione del Ferragosto 2022, quindi di questo Ferragosto, il Ministero della Cultura ha promosso l'apertura straordinaria dei musei e dei luoghi della cultura, quindi gallerie, parchi archeologici, ville e altro. Il Museo Nazionale Archeologico del Castello sarà aperto al pubblico nei giorni, segnatevelo, 14 e 15 di agosto, quindi nonostante siano giorni festivi o prefestivi, dalle ore 15 alle ore 19:30, con ingressi accompagnati che saranno suddivisi su tre turni, quindi prenotate e approfittate di questa occasione per i luoghi della cultura aperti per Ferragosto. Anche per visitare il nostro castello. Il castello lo merita e finalmente con questa amministrazione stiamo restituendo l'opportunità di poterlo rivisitare, che è una cosa molto bella. E allora, siamo tutti pronti? Il microfono. Scusaci, Simona, sei la nostra inviata speciale. E allora, siamo pronti? Presentiamoli pure. E allora, se non leggo male, Gajos. Loro sono i Gajos con il brano Rock Down. Eccoli. Manfredonia, ci siete? L'abbiamo fatto. Prova. Manfredonia, ci siete? Perché l'Italia è ufficialmente in rock. Di veleno da dare, basta, niente di più semplice.
niente di impossibile. E allora lockdown, down, down, la musica cresce veloce come un caffè. Mondo, scrivo al mondo, sono nel senso comprato delle emozioni, vedo giallo, vedo verde gli arancioni. Mondo, fratello mondo, saremo senza pubblico non gli basta, la musica del diavolo è senza bestia, niente di più semplice, niente di impossibile. E allora rock down, 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 la musica cresce veloce come un caffè. E allora rock down, 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 io vengo da pancorò, non uso mica il TikTok. E allora rock down, 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 la musica in TV non ha più déjà vu. Penso che sia stato abbastanza chiaro qual è l'antifona di questa canzone. Vediamo se la riconoscete. Se io dovessi fare Seo, poi Seo, 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 Mani. Sperando che la musica sia al lavoro, niente di più semplice, niente di impossibile. E allora rock down, 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 la musica cresce veloce come un caffè. E allora rock down, 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 io vengo dal balcano, non uso mica il TikTok. E allora rock down, 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 la musica in TV non ha più déjà vu. Grazie Manfredonia, buon proseguimento! Bravissimi ragazzi, bravi. Abbiamo recuperato alla grande il difetto tecnico con la strumentazione, davvero è brava la chitarrista. In realtà stiamo vedendo, ormai è consuetudine, insomma, avere alla chitarra. Bravi, grazie. Alla chitarra anche noi donne ci esprimiamo molto bene, devo dire. La parità insomma di genere deve essere apprezzata, il talento non conosce la, come dire, né il colore né la razza e né tantomeno il sesso. Nessuna differenza. E allora la giuria è attentissima perché andiamo di corsa, ma sì, diamo il giusto tempo agli artisti che questa sera si devono esibire, perché poi insomma diciamolo, no, è una finale regionale, ma dopo di questa serata si vola verso l'Ariston. Abbiamo detto che l'appuntamento a Sanremo è a settembre, dal 5 al 10, dal 5 al 10, ma ci sarà la possibilità di, cioè Radio Irene per esempio, continuerà a riprendere, a mandare in diretta streaming anche gli appuntamenti? Oh, sulla Rai, va bene, sto parlando a distanza con... sono già pronti, ci dicono. Sì. Perfetto. E allora è arrivato il momento di chiamare sul palco gli Acoustic Couple. Eccoli qua, con il brano...
Allora, gli diamo il tempo di... loro hanno bisogno soltanto di collegare la chitarra? Ah, sono già collegati. E allora, grazie per la... Sì, sentiamo, sentiamo. Sono pronti? Perfetto. Ok, allora, gli Acoustic Cable con El Rider. Il palco è tutto vostro. Bravissimi. Grazie, grazie di cuore. Ci tenevo a specificare che si tratta di un brano inedito, un brano originale, scritto, prodotto e arrangiato da noi, quindi testo, musica e anche l'arrangiamento. Dunque. Complimenti, davvero grazie. Molto bravi. Grazie. Grazie, e la giuria ha già espresso la preferenza. Prego. Grazie, grazie. Grazie. Allora, Anna Maria. Gli Acoustic Couple vengono da Lecce, loro, dal tacco di Italia. Allora, possiamo andare velocemente adesso avanti, già con il prossimo artista, e andiamo fra due brani poi a concludere la seconda carrellata, e poi la giuria si riunirà e decreterà i vincitori di questa serata, o meglio, più che vincitori, vincono tutti chi accederà alla finale di Sanremo. Vogliamo far venire, raggiungerci sul palco Nameless, eccolo qui direttamente da Molfetta. Un applauso. E allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Con il brano Media Stress. Il palco e questa finale regionale del Sanremo Rock è tutto tuo. Un saluto a Molfetta. Ci vediamo.
Se ok Nameless. Ehi, ehi raga, cosa accadrà in questo spazio-tempo? Faccio freestyle, nessuno lo sa, ma su dai che fa? Se in fondo il problema è l'entità. Queste canzoni ultimamente, soprattutto quelle che ho ascoltato di recente, il concetto è sempre uguale, mai si smente e non smette. Percepisco l'odio che non serve, ehi, sempre presente. Se gioco di carte, carta vince, carta perde, carta vista e conto in verde, senza rimango inerte, eppure inerme. Si parla sempre male di soldi, ansia e stress, però nessuno mai che chiama Nameless. Entro in media stress, nel vivo, so fare il buono eppure il cattivo. Cambia flow sopra ogni testo, se cambia il conto, me vi vedrai diverso. Un tornaconto me lo merito adesso, non so come faccio però riesco. Ma guarda come prende questa linea, la passo sotto sotto come fibra. Scrivo sull'orizzonte su una riga, mi dico mettici un messaggio chiaro e lì è la sfida. Ehi, devi resistere, sì, devi coesistere. Repeat again, e no, non devi esistere. E non capisci che è arrivato Dio, mica il re. Dici oh mio Dio, e rimane sempre tutto nell'oblio. Venere il male ed è un casino, caro mio, sembra di stare in un asilo nido. Ben arrivato nel paese dei balocchi, anzi scusa sulla giostra dei balordi, dove è meglio fare finti ciechi e sordi. Qualsiasi cosa faccio mi tirano i malocchi. Ma quante prediche poi con se sto pulpito, sangue nel bicchiere, ehi, un rito in pubblico, avessi più potere vi caccerei subito. Spegni la play, la tele, fa dormire stupido. Se non va la prima, prova la seconda azione, ciak, tipo la seconda azione, bra. Vorrei avere più coscienza per essere pronto a tutta questa conoscenza. Ehi, su questo beat lo sai, ci viaggio, sì, mi sposto nel tempo e pure nello spazio. Vuoti di memoria, colpa dello strazio. Ho di troppi lavori, di cui non me ne sbatti un cazzo. Cerco di portare l'acqua al mio mulino, reggo non le forze finché non ne sono privo. Non sono nel primo, nell'ultimo, non ve l'ho detto ancora, raga, sono l'unico. E passa e spassa, se e passa e spassa, questa voglia non mi passa. Alza gli occhi al cielo e spera in una grazia. Non dirmi che Nameless non spacca. Grazie Manfredonia! Grazie, grazie. Il tuo nome però? Francesco. Oh, non Nameless. No, Francesco, no. De Ruvo. Francesco De Ruvo, direttamente da Molfetta. Grazie, grazie, grazie a Nameless. Allora... tra poco vedo, guardate, guardate la giuria come attenta, perché sta ancora votando giustamente la performance di Nameless. Ricordiamo che tra poco gli ultimi due artisti, dopodiché la giuria avrà terminato le preferenze e faremo la somma di tutti i voti per darvi il verdetto. Ben sei saranno i finalisti con una sorpresa, cioè più due, quindi in totale 8, e 4 saranno definitivamente eliminati da questa gara. Allora Manila, prima avevo detto, ha ricordato che dell'apertura straordinaria in occasione del Ferragosto del Castello, però noi abbiamo anche il Parco Archeologico di Siponto che ci offre due bellezze. Infatti non si chiama più quel posto la Basilica di Siponto, ma si chiama Le Basiliche. Da quando? Da quando un artista che si chiama Edoardo Tressoldi, su commissione ovviamente della soprintendenza e della diocesi, ha realizzato la Basilica Paleocristiana, cioè quella ancora più antica della Basilica di Maria Santissima di Siponto, utilizzando del metallo, delle reti metalliche. E allora ci lamentiamo spesso veramente della impossibilità di entrare nel parco archeologico e di visitare le basiliche, perché c'è anche bisogno, e qui anche il Covid ci ha messo lo zampino, c'è anche bisogno di personale, c'erano tutte le precauzioni da prendere, insomma abbiamo perso un po' di tempo e qualcuno non è stato accontentato in quel momento per visitare. Però domenica 14 agosto sarà visitabile
come vi dicevo appunto, anche il parco archeologico di Siponto con le basiliche. E, per quanto riguarda l'accesso a questo luogo della cultura e della storia di Manfredonia, uno degli attrattori più importanti per la nostra Manfredonia, l'apertura del parco archeologico nella giornata di domenica 14 agosto va dalle 12.30 ininterrottamente fino alle 21.30. Non so se sarà possibile anche visitare la cripta, ma credo che per motivi di sicurezza da qualche anno sia inibito l'accesso alla cripta, perché è un altro piccolo scrigno importante. Allora ricordatevi, a Ferragosto dedichiamoci anche a questo tipo di cultura. Una cultura che poi ovviamente potrà abbracciare anche un turismo culturale che, diciamo, in questa nuova, come dire, comunicazione globale è fondamentale far vivere queste città non soltanto del classico turismo ma anche di quello culturale, che devo dire Manfredonia ne ha davvero tanto. Certo, e poi non ci dimentichiamo tutto il territorio. Tra l'altro queste manifestazioni ovviamente ambiscono ad attirare pubblico anche che viene dalle città vicine, e grazie alla visione che se ne può fare attraverso le dirette streaming che arrivano ormai nell'etere dappertutto, beh, quale veicolo e quale strumento migliore per fare pubblicità a questa terra e alle nostre bellezze. Anna Maria, direi che ci siamo, i penultimi artisti in gara alla finale regionale del Sanremo Rock, qui in perfetta live, proprio alle spalle del Castello Svevo di Manfredonia, sono i Rainbow Bridge con il brano... Ah, guarda, io te lo faccio pronunciare. Cosa ci canta? Prova, si intitola... I saw my dad play guitar. Sarebbe... mio padre suona la air guitar di nascosto. È un brano che parla dei nostri padri che magari... di nascosto ascoltano il rock and roll e suonano, fanno finta di suonare la chitarra, però non vogliono far vedere che anche loro sono rock and roll dentro, perché devono sembrare un po' più serie. Mantenere un contegno. E allora il palco per i Rainbow Bridge. Grazie. Scusate se non ci siamo messi i jeans, ma fa troppo caldo. Abbiamo pensato che quell'unico jeans che abbiamo pulito ce lo teniamo per nel caso se dovessimo arrivare a Sanremo. School. I told the little to stay at your home with the CDC tape here. I opened the door when my father was having a great time. I saw my father play hey guitar and that felt great. I was not alone having fun with a rock and roll. I don't feel like a dog. If she can play hey guitar, I can play. A piece of myself somehow. It wasn't good to get him. It was a long for him. It was very strict with me. It tore him down. Okay.
songs around. I saw my father play guitar and I felt great. I was not alone, having fun with the rock and roll. I don't feel like I die. I see the players play guitar, it's my day. I saw a little piece of myself somehow. Bravissimi. Ovviamente bravi, scatenati, noi ci muoviamo tra questi fili e mentre loro velocissimamente smontano i propri attrezzi e i propri strumenti, i collegamenti, i fili eccetera, tra un po' arriverà noi un'altra band, invitiamo l'altra band intanto a prendere possesso del palco. Anna Maria, se sei d'accordo con la nostra inviata speciale, dov'è Simona? Simona, abbiamo bisogno di te, vorremmo sentire invece il pubblico di Manfredonia, perché la giuria ha parlato, però vorremmo sentire qualcuno, insomma, che non siano ovviamente strettamente i parenti, magari qualcuno che ci possa dire, ecco, grazie la regia, nel bello della diretta. Sentiamo qualcuno di che cosa ne pensano di questi artisti. Allora, la signora, sentiamo, Simona, sei la nostra inviata. Sentiamo qualcuno che vuole intervenire, che ci dica come sta andando la serata. Non abbiate paura, vergogna. Siamo qui in una serata sotto le stelle. Buonasera. Le sta piacendo la serata? Sì, la serata sì, mi sta piacendo. Sto ascoltando anche del buon rock per essere. Cosa per ne essere pensa sincero del fatto di portare la musica, il rock a Manfredonia? Io non sono di Manfredonia, però ritengo che portare comunque la musica rock in qualsiasi grande città, penso che non possa far che bene, insomma, sia la musica che la città. Grazie, andiamo, sentiamo una signora. Ecco, facciamo un applauso a questo signore che si è prestato, grazie. Anna Maria, anche una signora. Assolutamente sì. È una bellissima manifestazione, un bellissimo evento, stiamo ascoltando musica veramente di alto livello. Complimenti a tutta la band. Infatti la signora ha ascoltato con molto interesse dall'inizio, l'ho notata. Brava, brava, bene, bene. Simona, vediamo magari anche qualcuno di più piccolo, magari, perché anche i piccoli, vedo tanti, tanti bambini che stanno apprezzando la musica questa sera. Vieni, ecco. Vieni qua.
Ah, abbiamo anche un piccolo, eccolo qui. Io mi sto tanto divertendo e devo dire che è tanto bella questa serata. Oh, che carino. Senti, ma Simona, chiedigli se lui studia qualche strumento. Studi qualche strumento? A te la musica piace? Io a scuola, io non sono di Manfredonia, okay. Però a scuola studio e faccio l'xilofono. Vedi, alle e di questi, e di questi strumenti che hai visto suonare sul palco, batteria, basso, chitarra? Batteria. Ti ha già risposto, lui va per la batteria, quella più aggressiva. Senza allora, dubbio proprio. Allora, tra l'altro noi a Manfredonia abbiamo delle scuole di musica che... bellissime, molto preparate, che stanno veramente muovendo i giovani. Quando si dice che la formazione non c'è, non è vero, a Manfredonia ce l'abbiamo. C'è. E allora anche una bambina. Come ti chiami? Mi chiamo Giulia. Giulia, ti sta piacendo questa serata? Tantissimo. Oh, tantissimo, facciamo un applauso a Giulia. Allora, dovrebbero essere pronti. Forse siamo quasi pronti, sì. Ecco qui. No, vabbè, capiamo che il bello della diretta è questo, insomma, no? Abbiamo raccontato più volte durante la serata, ma ormai è diventato il fil rouge di questa, di questo evento, allora. Cioè quanto è difficile cercare di far andare tutto d'accordo durante una diretta. E allora, noi dovrebbero essere pronti? Forse qualche altro secondo ancora. Approfittiamo per dire che avevamo annunciato loro come ultimi della seconda, del secondo blocco. In realtà è andato a capo nell'altra pagina della scaletta l'ultimo vero complesso che si esibirà questa sera. Ve lo diremo tra poco, come si chiamano e quale brano porteranno, perché adesso il palco è tutto di questi ragazzi, una formazione che viene da Bari, tutti baresi, perché prima i Rainbow Bridge venivano dalla BAT. Esatto. Non hanno detto quale, poi BAT, dalla provincia, quindi baresi. E allora, con il brano Il Folle Miraggio, ora prima, però che si scrive con l'H, ho studiato bene. E allora, siamo davvero pronti a darvi il palcoscenico della finale regionale del Sanremo Rock qui a Manfredonia, e chissà se rientrerete nella rosa dei nomi che andrà direttamente all'Ariston i primi di settembre. E nel frattempo suggeriremmo a Sanremo Rock Trend di preparare un palco la prossima volta più grande con 12 postazioni. Fantastico, ci stiamo organizzando. E allora, siamo pronti? Vediamo. Grazie, il microfono. Simona. Eccolo. Grazie qui. È bellissimo lo spirito di collaborazione di tutti questa sera, affinché possa riuscire questa serata. Ce lo facciamo un applauso tutti insieme per quello che stiamo vivendo questa sera in diretta. Allora, sono pronti? Sì, sappupupupà. Eccoli. La voce c'è, qui c'è. Sì, quindi... Lì c'è pure. Ci siamo, allora, ora prima. Thank you.
brucia sulla pelle di sale, è nel sogno di un ritorno. Volciamo la prua verso est, è un viaggio nella fede verso est, verso est. Per molti di noi un folle miraggio, il mare ascolta le preghiere della madre terra che aspetta verso est. Aspetto una nuova speranza che da mira il santo ci darà, e mentre si infrange l'onda siamo prede della sete, note vibranti di un canto, foglie tremule nella notte. Nera come il viso di Nicola, poi bianca si rivela. Bravissimi ragazzi, grazie. E allora la giuria sta votando, sono davvero molto attenti e come anticipato da Anna Maria Vitulano, in realtà non abbiamo terminato la rosa dei candidati perché in realtà ci è sfuggito uno e adesso è arrivato il momento, cara Anna Maria, di tra poco chiamare l'ultimo concorrente e artista in gara.
Allora, grazie a voi tutti, perché io penso che se il pubblico è rimasto a seguire vuol lo dire spettacolo... che la serata è stata di gradimento. Diteci se vi è piaciuto, se le conduttrici vi sono piaciute anche, perché magari non siamo state neanche brave, quindi in realtà insomma per me è un piacere lavorare con una collega professionale e simpatica come Anna Maria Vitulano. Vabbè, voglio dire, per me è veramente un onore, perché insomma non sono, grazie comunque, è la nostra prima volta come conduttrici e perché no, magari si apriranno altre forme di collaborazione. Assolutamente. Intanto tu sei tornata in fretta e furia, interrompendo anche le tue vacanze, o comunque insomma prendendoti qualche pausa dalle vacanze, al tuo programma settimanale, perché la politica con le elezioni in calza è un argomento di scottante attualità. E no, quindi... e soprattutto lasciatemi ringraziare Manfredonia, che mi segue, come tutta la Puglia, la Basilicata, perché poi questa mattina quando ci siamo svegliati e abbiamo ovviamente letto i dati, per me è stato davvero impressionante, addirittura una delle puntate più viste è stata proprio quella di venerdì sera, cioè di ieri sera, abbiamo superato oltre 1.200.000 telespettatori, quindi questa dimostrazione che gli argomenti e i temi sono caldi e che i cittadini, la gente ha bisogno di sapere che futuro sarà. So che sono retoriche, però fare informazione è importante in questo momento. Però a me piace ricordare anche un'altra cosa di Manila, la sua grande professionalità e il suo modo anche in punta di piedi di essere andata avanti in questa carriera molto difficile. Io l'ho vista in televisione, intervistata da Massimo Bernardini, ti ho vista a TV Talk, che è un programma di approfondimento settimanale che passa in rassegna tutto ciò che viene trasmesso in televisione, e quindi i riflettori di TV Talk si sono anche orientati verso programma. Grazie Anna Maria, diciamo che il mio ruolo questa sera lo state apprezzando al mio amore di sempre, che è quello dello spettacolo, da dove arrivo negli ultimi anni, poi sono diventata una giornalista di politica e di inchiesta. Ovviamente è un ruolo dissacrante, no? Come quel ruolo in cui molto spesso racconto le cose che non vanno. Mi ero ripromessa che insomma non volevo portare la polemica sul palco di Manfredonia, ci sono quando si vince e quando si perde. Ecco, io non voglio sentire di una Manfredonia come degli ultimi giorni nella casa degli orrori, insomma chi sbaglia deve pagare, perché questa città è bellissima e dobbiamo allontanare i brutti episodi, perché non tutte le persone sono uguali, quindi l'applauso ve lo faccio a voi, perché questa città merita la dignità che riconsegnate per voi, perché è importante. E allora, dovremmo essere pronti? Dateci un ok, ragazzi, un secondo, perché guarda, erano passati dicendomi, è pronto. Però la prossima volta chiederemo un palco ancora più grande, con tante postazioni, così magari lo risolviamo. Allora, dovrebbero essere pronti i ragazzi? Eccoli quasi, qua, perché quasi, poi tra l'altro hanno un nome davvero particolare questi ragazzi, no? Sì, che come dice qualcuno in televisione, a quest'ora non si può pronunciare perché abbiamo una certa fame, insomma. Perché loro si chiamano Pancake. Perché vi chiamate Pancake? Ma punk non è plum cake. Esatto. Ah, benissimo, eccola. Arriva. Allora, permesso, sì. Che la mattina io mangio i pancake. Non abbiamo l'audio qui, dalla regia chiediamo gentilmente di... Ok. Allora, è un gioco di parole tra punk, che è il genere musicale, e ache, che significa dolore in realtà in inglese, ma non ha nessun significato particolare, era semplicemente bello il gioco di parole e pensavamo che fosse adatto a noi. A noi abbiamo fatto un'associazione culinaria. Fantastico. Fantastico, mi dicono che sono pronti Anna Maria. Allora, gli ultimi cantanti e artisti in gara sono i Pancake con... Posso annunciare il brano? Non ha volume. No, non ha volume, allora chiediamo alla regia di aiutarci. Vedete?
pensavate che stavamo terminando, ma in realtà abbiamo l'ultimo incidente, dopodiché insomma andremo lisci per nominare i vincitori di questa serata. Ci siamo? Ah, che bella notizia! Allora, finalmente chiudono le esibizioni e poi conosceremo il verdetto, i Pancake con Quantity. I've seen anyone since last Saturday, but no, no one has a smile on their face. I'm walking in my room, flying around like a bee. Don't feel the bloom, and I can't see a lemon tree. But I don't cry, 'cause I know there are a lot.
Grazie. Bravi, bravi ragazzi, grazie, grazie. E allora con i pancake ovviamente concludiamo. Anna Maria, eccoti, eccomi. Concludiamo. Grazie ragazzi, prego. E allora concludiamo la kermesse e la giuria. Dovete velocemente chiudere le votazioni, riunirvi ovviamente insieme al presidente per il verdetto finale. Tra poco, cara Anna Maria, conosceremo chi saranno i sì. 6+2 artisti che avranno la grande opportunità di esibirsi all'Ariston i primi di settembre. Bene, non so se l'onorevole Tasso ha voglia di raggiungerci ancora una volta sul palco. Ok, un applauso all'onorevole Antonio Tasso da Coraggio Italia che ci raggiunge per i saluti finali. Voglio sentire un saluti finali. Voglio sentire l'applauso della piazza. Eccoli. Appena arrivo. Grazie. È stata davvero una impresa, ma siamo tutti contenti e poi soprattutto il pubblico è davvero molto molto divertito. Allora, onorevole Tasso. Allora, io sono contento che mi chiamate per fare il tappabuchi. Sono felice di questo, grazie. Mi mancava nella mia vita, però sono contento di farlo. Posso dire una cosa, che mentre stavo ascoltando i gruppi che suonavano, io naturalmente ho una certa età, qualcuno di voi è mio coetaneo, e quindi noi siamo diciamo cresciuti con la musica rock degli anni 70, no? E io ho ascoltato delle sonorità di quella musica in questi ragazzi. C'è stato un gruppo in particolare, adesso non ricordo il nome, che mi ha ricordato tanto un antico gruppo che non esiste più adesso, che però fece tanto successo negli anni 70. E qualcuno, vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda, erano gli Uriah Heep. Alzi la mano chi se lo ricorda. È vero? Vedi, uno. Gli altri, ma voi che musica ascoltavate? Allora, perché gli Uriah Heep? Manila, perché Anna Maria? Quando io, tra l'altro, frequentavo anche queste zone, queste erano le zone di noi ragazzi degli anni 70, noi siamo cresciuti a pane e hard rock. Il mio gruppo preferito, io non so se incontro il vostro consenso, ma il mio gruppo preferito era quello dei Deep Purple. Ve li ricordate? Beh, presente? Sì. Benissimo. I Deep Purple. Io ho talmente amato questo gruppo e devo dire che mi ha provocato qualche problema. Perché all'epoca, se ricordi, e se qualcuno ricorda, c'era il dualismo tra i Deep Purple e i Led Zeppelin, vero? Allora non dico sciocchezza, evidentemente ho vissuto quel periodo. Tra i Deep Purple e i Led Zeppelin, una parte della critica, diciamo quella un po' più acculturata, un po' più nobile, diceva che i Led Zeppelin erano leggermente superiori ai Deep Purple perché probabilmente avevano uno spettro di sonorità più ampio. Era questo che io leggevo sulle varie riviste come Rockstar. Ve le ricordate queste riviste qua? Benissimo. Io invece ho amato talmente tanto i Deep Purple che non sono mai riuscito ad apprezzare, colpa mia, i Led Zeppelin. Io non riuscivo ad apprezzarli perché c'era questo dualismo e addirittura questo amore per i Deep Purple mi portava ad apprezzare quei gruppi che gli somigliavano. Qualcuno ricorderà che il tastierista John Lord, pace all'anima sua, è stato un grande tastierista, secondo me il migliore, ma c'è chi dice Rick Wakeman, chi dice Keith Emerson, poi là, voglio dire, i giudizi sono variegati. John Lord veniva da una scuola molto melodica, la London Philharmonic Orchestra, e quindi nelle sue musiche metteva sempre queste sonorità classiche, queste sonorità melodiche che a me piacevano moltissimo, perché io anch'io ho studiato molto indegnamente, ho studiato musica per un po' di anni, strimpellavo sulle tastiere, però questo meglio che non lo diciamo, perché mi vergogno anche un po' definirmi tastierista, ho visto dei ragazzi bravissimi eccetera. I gruppi che somigliavano ai Deep Purple all'epoca, che a me piacevano, erano gli Uriah Heep, i Black Sabbath e c'era anche qualcun altro che adesso non mi ricordo, ma per questo me li facevano, come dire, apprezzare
più delle Zeppelin. E che questa è un'eresia che ho detto in questo momento. E allora ho promesso a me stesso che adesso che mi ritirerò con buona pace di mia moglie a vita privata, quindi sarò un rompiscatole in casa come di solito sono, imparerò a riapprezzare le Zeppelin. Li voglio ascoltare e voglio apprezzare quello che ho perso in gioventù. Scusatemi, dobbiamo recuperare un po' di tempo e ho detto questa cosa. Ma non è che poi tua moglie avrà nostalgia di quando eri a Roma? No, quello sicuramente, perché quando ritorno a casa da Roma, ricordate che l'unico che mi saluta con grande affetto e calore è il mio cagnolino Bilbo, che mi fa le feste. Gli altri a casa, mio figlio, mia figlia, mia moglie, dice, vabbè, potevi stare, ma così è tornato presto, no, potevi stare un altro po'. Ma va bene. È onorevole, però ovviamente l'ho risparmiata all'inizio. Senti, ma perché non mi chiami Antonio? Antonio, dai, io ti ho risparmiato. Cioè, stiamo tra rocchettari, tra amanti della musica, amici, tra l'altro in una festa, in un evento molto bello. E magari qualcuno dice, ma la musica è sempre la stessa. No, vogliamo anche dire che insomma il paese finalmente ha bisogno di una classe dirigente politica che possa risolvere i problemi del nostro paese, che è un paese bellissimo. Quello sicuramente, però posso dire una cosa, lo dico anche a mio discapito, parliamo di musica stasera, poi domani avremo una campagna elettorale scatenata, eccetera. Cambierà, ma adesso parliamo di musica perché voglio dire, questa serata è stata veramente nobilitata dalla presenza di questi ragazzi, io veramente rimango allibito, ma questo poi ci porta a pensare che evidentemente gli obiettivi da raggiungere rendono migliore anche la gioventù. Cioè, questi ragazzi hanno fame di raggiungere un obiettivo, che è quello, voglio dire, sicuramente del successo, ma comunque anche di un appagamento personale, e allora si impegnano e non pensano ad altre cose magari negative, e quindi vanno avanti. Io faccio un'altra domanda. Tu hai voluto ti sei impegnato insomma perché questa tappa venisse a Manfredonia, perché tu credi proprio nella formula dell'evento, che sia sportivo, che sia artistico, canoro, per promuovere il territorio? Assolutamente sì, il territorio va promosso in tanti modi, sicuramente per le bellezze che offre spontaneamente, naturalisticamente. Abbiamo un mare che, voglio dire, se risolviamo anche qualche problema un po' a sud, è un mare apprezzabile, poi addirittura la mattina è anche molto bello, tra l'altro. Stiamo cominciando anche a imparare a fare turismo, quindi l'accoglienza del turista che viene è un'accoglienza che ho visto anche migliorata molto sul Gargano. Io ho vissuto per diversi anni, perché ho lavorato in una delle più grandi discoteche d'Italia, che era il Paradiso Selvaggio di Vieste, quindi ho vissuto quel periodo e ho visto crescere man mano la qualità dell'accoglienza turistica. Diciamo che se il Gargano oggi, e quindi includo anche Manfredonia, avete visto quanta gente c'è a Manfredonia, quante persone sono venute da fuori? Evidentemente perché pian piano stiamo recuperando quell'handicap che ci separa ancora dalle località turistiche più apprezzate. E allora sto vedendo che questa cosa sta andando avanti, e quindi il nostro sforzo, ma lo sforzo di tutti, sia dalla parte politica, sia della parte sociale, ma anche della collettività e della cittadinanza, deve servire a rendere migliore questo aspetto che noi abbiamo. Comunque, perché noi, diciamo una cosa, anche noi meridionali siamo accoglienti, in realtà noi facciamo subito amicizia, siamo meno teutonici, meno freddi, meno nordici, allora ce l'abbiamo nel sangue questa cosa, allora perché non sfruttarla? Perché non dimostrare questa nostra predisposizione all'accoglienza, e vedrete che le cose miglioreranno. Non sarà un caso, e qui concludo questa mia riflessione sul turismo, non sarà un caso che il Gargano lo scorso anno, nonostante la pandemia, ha fatto oltre 4 milioni di presenze, e anche, diciamo, le città limitrofe, i paesi limitrofi a Vieste, che è stata la regina turistica, ne hanno beneficiato. Quindi non sarà un caso, e allora continuiamo su questa strada. Io non lo so se la giuria ha concluso, credo quasi siano concluso. Praticamente quasi in diritto, ma dobbiamo ancora continuare a parlare. È un allora parto, ci teniamo tasto molto qui per ancora per un po'. No. Va bene. Allora, di politica non vuoi che faccio domande? No, oggi no, giriamo. Di turismo abbiamo parlato, di Manfredonia abbiamo parlato, di cos'altro ci vuoi parlare, Antonio? Dello sport. Dello sport. Di dello quanto sport. Lo sport sia fondamentale. Il
il tema sportivo applicato al turismo e alla promozione di un territorio è vincente. Ieri siamo stati a Lucera. Io speravo che il bravo presentatore di Lucera mi chiamasse a fare una riflessione sul palco. Non l'ha fatto, ma voglio dire, nella difficoltà del momento, cambio palco, quindi sicuramente l'ha fatto. Però io vi ricordo che a Lucera nel 2016, caro Nando Pagliara, nel 2016, non lo disturbiamo perché il presidente di giuria in questo momento sta nel 2016 io organizzai i campionati italiani di tennis tavolo a Lucera. Sapete uno sport così di nicchia, così piccolo come il tennis tavolo, cosa significò per la città di Lucera? Significò 15.000 presenze in 15 giorni. All'epoca c'era quel sindaco folcloristico che Antonio Tutolo mi ama da allora, e da allora siamo diventati grandissimi amici, perché è stata una cosa molto bella, la città si è stretta. Io tornando a Lucera, perché poi ci ho vissuto per 15 giorni molto intensamente, tornando ho rivissuto quell'atmosfera così goliardica, così spensierata, eccetera. E quindi dico che tutte le manifestazioni in genere, quando sono sane come questa qui, quando tendono comunque alla evidenza di un territorio e del carattere di chi abita quel territorio, sono sempre cose positive da portare avanti assolutamente. Io spero, perché non vorrei aver esaurito tutti i miei argomenti. No, adesso però nel frattempo che Antonio, noi piacevolmente ti abbiamo qua, ti mostriamo quanto sono attenti a consegnarci il verdetto, perché il presidente con tutta la giuria lo stanno facendo live proprio davanti agli occhi di tutti, perché è davvero un momento importante. Tra poco, tra l'altro, conosceremo i nomi di coloro che passeranno il turno per la invece finale nazionale, il palcoscenico di Sanremo Rock, molto al famoso Ariston di Sanremo. Beh, poi immagino che la scelta sarà molto difficile. Io ho delle mie preferenze. Allora, non possiamo esprimerle neanche, anche noi dietro le quinte con Anna Maria parlavamo delle nostre preferenze, però ci non siamo lo farò tenute mai neanche sotto tortura. Non lo farò. Però dico che anche ieri la serata è stata di grande qualità. Quindi questo collegamento che si è creato tra la città di Lucera e la città di Manfredonia fa ben sperare, perché poi sono queste sinergie, perché poi, diciamolo, Nando ha deciso di privilegiare con questo spettacolo, questa manifestazione, perché ricordiamolo ancora una volta, questa manifestazione, e cioè pensavo fosse ancora il Sanremo Rock, ho visto un brutto ceffo, perché questa manifestazione è la finale regionale, o meglio la seconda finale regionale, per cui i prescelti andranno a Sanremo, ragazzi, avranno un trampolino, niente male, per fare questa cosa. E le due finali si sono svolte in provincia di Foggia. Voglio dire, andiamo agli onori delle cronache per delle cose positive, e per questo noi ci dobbiamo battere per il nostro territorio. Abbiamo tante cose belle da far vedere. Anche poi, insomma, diciamolo, le pecore nere stanno in tutti i territori. Sì, dobbiamo anche un po' smetterla di identificare questa terra come la terra di nessuno. Questa è la terra della gente che lavora, che ha la dignità e che merita di vivere di turismo e di cultura. Esatto, è proprio così. E allora, siamo pronti? È un verdetto Simona, io difficile. Confido in te. A meno che non possiamo, è un travaglio particolarmente. A meno che non potremmo far cantare l'onorevole Tasso, no, per esempio. No, diciamo io, no, assolutamente. No, però c'era già l'ultima volta che l'ho fatto ho rischiato molto, però. Intanto vi dico che sono tutti dietro le quinte, quindi io chiamerei tutti gli artisti a raggiungere il dietro palco, perché tra poco chiameremo sul palco i vincitori. Ci siamo? Facciamo venire il presidente. Posso? Abbiamo il verdetto. Ok, allora abbiamo i primi vincitori. Onorevole, rimanga con noi, rimani con noi. Allora, la categoria trend, i primi quattro che passeranno il turno direttamente alla finale nazionale dell'Ariston di Sanremo sono, io non so, voglio chiedere un fuori programma dalla regia se abbiamo una musica per farli salire con un po' di enfasi. Se abbiamo qualcosa, il bello della diretta, eh? E allora li chiamo in ordine, mi perdoni presidente, siccome siamo proprio in diretta, ci guardano tutti, ma lei li vuole in base alla posizione o li chiamiamo a caso?
Chiamiamo dal quarto al primo? E allora dal terzo al primo e poi chiameremo lo special. Allora a questo punto è il a prescindere poi dalla posizione vanno tutti a Sanremo. Allora il terzo classificato nella categoria trend. Mary Jab. Dico bene? Mary Jab, eccola. Mary Jab. Arriva. Non c'è. Eccola qui. Arriva. Complimenti, arriva, eccola qui. Complimenti. Brava, direttamente alla finale del festival del Sanremo Rock. Allora, il secondo posto, vuoi annunciarlo tu? Allora, dovrebbe essere il gruppo Estro. Il primo. E allora, eccoli. Dopo facciamoci i... dunque Mary Jab e Estro, il primo classificato che poi come è stato già ricordato significa poco ma andranno comunque tutti a Sanremo, ma ci saranno anche i premi speciali e spero che sia questo il Violante. Prego, bravi ragazzi, bravi, bravi. Venite qua, bravi, complimenti, bravi. E allora questi sono i primi tre classificati della categoria trend che avranno il diritto di andare a Sanremo sul palco dell'Ariston. È il premio Radio Irene, quindi è un premio speciale che si aggiunge, come già detto, ai tre finalisti. Sono i Black Wild, eccoli qua. Complimenti ragazzi. E allora questa è la rosa dei primi quattro finalisti della categoria trend che avranno il diritto di partecipare alla finale di Sanremo Rock direttamente sul palco dell'Ariston. Bravissimi Ali, Black Wild, Mary Jab, Violante e Estro. Bravi. Grazie ragazzi, prego. Grazie, in bocca al lupo a Sanremo, bravi. Ciao. Beh, grazie, devo dire, a voi. Intanto Antonio, iniziamo anche a dire, insomma, che ci dispiacerà ovviamente per gli eliminati che non riusciranno a oltrepassare questa serata, però l'auspicio di crederci sempre e arrendersi mai. Sì, beh, la cosa che dispiace un attimo quando ci sono delle gare è che comunque qualcuno rimane escluso. Ma io vi posso dire una cosa, per mia esperienza personale, nella mia vita, quando si è chiusa una porta si è sempre aperto un portone. Quando io da giovane avevo la mia fidanzatina e ci lasciammo, perché comunque sai si scavalla l'età eccetera eccetera, dopo un mese ho conosciuto mia moglie, siamo da quanti anni insieme? Dal 1978, abbiamo due meravigliosi figli, io sono felicissimo, mia moglie un po' meno, però va avanti questa storia. Bene. Stiamo per terminare questa bellissima serata, questa avventura di questa finale regionale del Sanremo Rock per la categoria rock, per l'appunto. Onorevole Tasso, Antonio, te l'onore di chiamare il terzo classificato. Facciamo il conto, questo qui. Ora, prima! Complimenti ragazzi, terzi classificati alla finale regionale qui a Manfredonio, a Manfredonia. Ora prima, prego, complimenti ragazzi, bravi. Anna Maria, a te l'onore del secondo. Allora, vanno alla finale di Sanremo dal 5 al 10 settembre anche dalla Puglia i Rainbow Bridge. Facciamoci un po' di spazio, grazie, grazie, prego.
eccoli qua, il Rainbow Bridge, complimenti ragazzi, bravi. Oh, ecco, bravi. E allora vincono la categoria rock al primo posto, che si aggregheranno già gli altri due finalisti, gli Acoustic Cumble, eccoli qua. Complimenti, bravi. Beh, abbiamo un ultimo premio speciale e poi avremo completato la rosa. Prego. Allora, di questo sono particolarmente contento e renderò nota questa cosa al presidente Brugnaro, perché questo premio, grazie alla giuria che ce l'ha concesso, è il premio Coraggio Italia, che va al gruppo dei, spero di non pronunciarlo male, Gazzos. Eccoli qua, bravi ragazzi. Premio Coraggio Italia per i Gazzos, che andranno a Sanremo. Bravissimi. Complimenti, congratulazioni. Rimanete qua, quindi venite al centro, Anna Maria e l'onorevole Antonio Tasso, perché con lo sfondo a questo punto di tutti i finalisti, chiamerò, vabbè, se arrivano anche la categoria trend, ci raggiungono per una foto finale. Io davvero grazie all'onorevole Antonio Tasso, grazie a Coraggio Italia, a Manfredonia, grazie alla mia collega Anna Maria Vitulano. Grazie. Sono stata davvero felicissima di aver condiviso il palco e questa serata davvero incredibile, bella, ricca di cultura, di musica, di bella gente, ma anche di riflessione. Grazie. E per concludere, ciao Manfredonia, grazie e alla prossima volta. Buonanotte, buonanotte.